Il presente processo in sede di rinvio si svolge attualmente in seguito alle sentenze dalle impugnazioni che si sono susseguite a carico di Giovanni Scattone, Salvatore Ferraro e Francesco Liparotta, imputati il primo di omicidio volontario e gli altri due di favoreggiamento personale. Le imputazioni riguardano l'uccisione avvenuta la mattina del 9 maggio 1997 in un vialetto all'interno della città universitaria di Roma della studentessa 19enne Marta Russo e le conseguenti vicissitudini processuali. Il processo si svolge in questa sede di rinvio in seguito all'annullamento da parte della Corte di Cassazione, con sentenza del 6 dicembre 2001, della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma del 7 febbraio 2001. Con la sentenza di primo grado, pronunciata il 1 giugno del 99, la Corte d'Assise di Roma ha ritenuto Giovanni Scattone colpevole di omicidio colposo, con i connessi reati di detenzione e porto di arma comune da sparo, e Salvatore Ferraro colpevole di favoreggiamento nei confronti dello Scattone, condannandole alle pene ritenute congrue con le relative statuizioni civili. Ha assolto Francesco Liparotta dall'ipotesi di favoreggiamento nei confronti dello Scattone perché non punibile per aver agito in stato di necessità. Ha assolto da varie ipotesi di favoreggiamento personale il professor Bruno Romano e alcuni altri imputati. Ha assolto dal reato di favoreggiamento Gabriella Alletto, anch'essa per aver agito in stato di necessità ai sensi degli articoli 54 e 384 del Codice Penale. La Corte d'Assise d'Appello, confermata l'assoluzione del professor Romano, ha ritenuto Giovanni Scattone colpevole di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento e dei reati in materia di armi. Ha confermato la condanna del Ferraro aggiungendovi le pene per i reati in materia di armi. Ha ritenuto anche il Liparotta colpevole di favoreggiamento personale. Ha inflitto a ciascuno le pene ritenute congrue con pene accessorie e statuizioni civili. La Cassazione, investita con i ricorsi di tutti e tre gli imputati condannati, nonché del Procuratore Generale, ha accolto i ricorsi di Scattone e di Ferraro, annullando in toto la sentenza d'appello e rimettendo il processo a questa Corte per una nuova decisione. Questa dovrà riguardare anche la posizione del Liparotta, strettamente connessa a quelle di Scattone e Ferraro, ed anche il titolo del reato attribuito allo Scattone, omicidio colposo, delle sue diverse gradazioni o volontario con dolo eventuale, nonché una nuova valutazione delle dichiarazioni rese da Rosangela Villella, madre del Liparotta, a cui la Corte d'Appello non aveva prestato credibilità. Poiché dunque questo giudizio comporta il riesame completo delle risultanze probatorie alla luce dei principi di diritto stabiliti dalla Cassazione, è opportuno, in considerazione della portata della sentenza del giudice di legittimità, porre da subito la decisione della Suprema Corte al centro dell'attenzione ed impostare su di essa questa relazione, posponendo la narrazione del fatto e gli sviluppi dell'indagine e processuali. La Cassazione, dunque, ha accolto i ricorsi di Scattone e di Ferraro, riscontrando... Io così ho letto. La prima riga dice: sono accolti i ricorsi. Ci arriviamo. La Cassazione dunque ha accolto i ricorsi di Scattone e di Ferraro, riscontrando, sia pure in un'ottica diversa da quella prospettata dai loro difensori, un'erronea valutazione da parte della Corte d'Assise d'Appello della prova specifica, valutazione effettuata con violazione delle norme contenute nell'articolo 192. Su questa erronea valutazione è stata fondata la stessa decisione dei giudici di merito circa la responsabilità dei due imputati, la quale responsabilità, previa sostituzione dei criteri errati utilizzati nel giudizio di appello con quelli corretti dettati dalla Suprema Corte, costituisce ancora un problema aperto, anzi il principale tema decidendum del processo, problema che deve essere affrontato ex novo con l'impiego dei corretti principi interpretativi dettati in sentenza. Precisa la Cassazione che la propria decisione trascina con sé per connessione sia l'esame della posizione del presunto favoreggiatore Liparotta e della sua condizione psicologica, sia naturalmente quella del titolo del reato di cui eventualmente lo Scattone dovrà rispondere. Di qui la conseguenza che, restando, a mio parere, impregiudicati e assorbiti i ricorsi in Cassazione del Procuratore Generale e del Liparotta che non sono stati esplicitamente né accolti né respinti, l'ambito decisionale demandato a questo collegio è il più ampio e comprende espressamente la responsabilità o meno di ciascuno dei tre imputati
il titolo di reato entro il quale ricondurre l'uccisione di Marta Russo, la testimonianza della Villella e le statuizioni civili. Quanto al vizio che ha condotto alla cassazione della sentenza annullata, esso risiede testualmente nella violazione delle regole di giudizio espressa dall'articolo 192,3 del Codice di Procedura Penale, nel senso che, ai fini della valutazione probatoria delle dichiarazioni di un soggetto, non si può prescindere dalla qualifica formale al medesimo attribuibile nel processo in cui sono state rese. La legge, infatti, tra coloro che rendono dichiarazioni nell'ambito del processo, individua da un lato la figura del vero e proprio testimone come tale tendenzialmente terzo e disinteressato e obbligato a dire la verità, e dall'altro quella dell'indagato o imputato che renda dichiarazione a carico di un altro imputato, e si è quindi, come si dice, chiamante in correità o in verità. Il chiamante, però, in quanto a sua volta indagato o imputato, non è obbligato alla verità, potrebbe non essere disinteressato ed è in qualche misura sospettabile di mentire, quantomeno a propria difesa. Di qui tutto il pluridecennale e copiosissimo dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulle chiamate di correo, come si diceva, vestita o ignuda, l'acuirsi della rilevanza di questa tematica in seguito al fenomeno del cosiddetto pentitismo ed infine la sua regolamentazione normativa nel Codice di Procedura Penale. Il testimone e il chiamante sono ora soggetti ad una disciplina normativa distinta e diversa. Queste norme sono da osservarsi obbligatoriamente da parte del giudice, la violazione di tali norme si traduce in vizio della motivazione per inosservanza di legge. Proprio questo è per la Cassazione l'errore di fondo che inficia la sentenza annullata. Secondo la legge, le dichiarazioni del testimone, una volta accertata la sua personale attendibilità, costituiscono, da un punto di vista astratto, anche da sole una prova, che non ha bisogno di altri sostegni. Le dichiarazioni del chiamante, invece, oltre a dover sottostare ad un preciso e articolato di attendibilità sul piano della spontaneità delle dichiarazioni, del disinteresse ad accusare, della coerenza, della fermezza, della precisione, dell'intrinseca verosimiglianza e così via, non bastano da sole, ma richiedono, per poter essere considerate come prova, un qualcosa di più, i cosiddetti riscontri esterni. Altri elementi di prova, dice la legge, che valutato unitamente al contenuto delle dichiarazioni, valgono a confermarne l'attendibilità. L'errore riscontrato dalla Cassazione nella sentenza d'appello è stato appunto quello di aver posto sullo stesso piano tutti gli elementi di prova specifica, e in particolare le dichiarazioni di Maria Chiara Lipari e Giuliano Alzai, testimoni, e di Gabriella Letta e Francesca Liparota, chiamante in verità, utilizzando i medesimi parametri di giudizio e componendo un mosaico che non tiene conto delle peculiarità soggettive e processuali delle varie fonti. Naturalmente è da qui che si deve trarre il principio di diritto a cui questa Corte di rinvio si dovrà tenere, distinguendo opportunamente sul piano valutativo le situazioni processuali delle fonti. Ma la sentenza della Cassazione muove altre critiche alla sentenza annullata e suggerisce ulteriori direttive che questa Corte dovrà seguire. E occorrono al riguardo due premesse. La prima, come meglio si vedrà in avanti quando si sarà proceduto alla narrazione del fatto delle indagini del processo, buona parte del quadro accusatorio verte sulle dichiarazioni di quattro persone, a prescindere in questo momento dalle modalità di acquisizione dei loro contributi e dalla loro valutazione. E si tratta di due testimoni, Maria Chiara Lipari e Giuliano Alzai, e di due chiamanti in reità o correità, Gabriella Alletto e Francesca Liparotta. La distinzione non è di poco momento, giacché mentre i due chiamanti, secondo l'accusa, assistettero allo sparo del colpo di pistola che uccise Marta Russo, le due testimoni in realtà non videro niente di penalmente rilevante, come si dice in sentenza. Riferiscono circostanze immediatamente precedenti o susseguenti allo sparo, circostanze perciò magari anche assai significative ma non determinanti ai fini dell'attribuzione di responsabilità penale. La seconda premessa. Nel tentativo di esporre con ordine, razionalità ed obiettività il materiale probatorio, divenuto man mano estremamente complesso, la sentenza annullata, e per la verità anche quella di primo grado, prendono l'avvio dal momento iniziale dell'episodio, l'inopinata caduta di Marta Russo nel vialetto dell'università, stroncata da un colpo di pistola alla testa. Ripercorrono poi il dipanarsi delle indagini a tutto campo, con diversi sospetti,
fino all'individuazione da parte del consulente chimico della finestra da cui sarebbe partito il colpo, la finestra numero 4 della stanza numero 6, fino a che Maria Chiara Lipari non ebbe a indicare a letto e Liparotta come persone presenti nella stanza medesima, fino a che a letto prima e Liparotta poi non ebbero a dichiarare di aver visto Scattone sparare e Ferraro uscire con la pistola nascosta in una borsa. Fino a che l'Alzai riferì di essersi imbattuta in Ferraro e Scattone che affannosamente turbati uscivano dallo stabile. Si tratta dunque di una tipica narrazione ad imbuto, secondo una tecnica usuale in casi consimili, dalle prime indifferenziate indagini a tutto campo al progressivo restringimento del quadro investigativo fino alla specifica individuazione dell'imputato come autore del fatto. Una narrazione è encomiabilmente accompagnata dalla minuziosa esposizione critica degli elementi di prova, con innumerevoli precisazioni, distinguo, controlli, considerazioni e così via, che le particolarità del caso richiedevano. Ma proprio nel fare ciò, nel seguire questo metodo espositivo, per così dire, cronologico, è divenuto in un certo senso inevitabile che entrambe le sentenze di merito cadessero quasi inavvertitamente nell'errore individuato dalla Cassazione. Nell'intento cioè di evidenziare i vari passaggi da un risultato all'altro, man mano conseguito nelle investigazioni, si sono esposte le diverse dichiarazioni una dopo l'altra, man mano che le acquisiva. E in tal modo si sono inevitabilmente messi sullo stesso piano i testimoni e i chiamanti che man mano consentivano all'indagine di procedere nell'ottica accusatoria. Se ne è valutata l'attendibilità in modo, per così dire, paritario, man mano che l'attivo contributo veniva acquisito, si è provveduto ad accurate osservazioni sul piano umano e psicologico, oltre che su quello storico e fattuale, anche eventualmente rispetto ai dati di generica scaturenti dagli accertamenti tecnici, ma si è finito col perdere di vista le regole obbligatorie dettate dall'articolo 192,3. La Suprema Corte ha colto questa pecca sotto entrambi i profili derivanti dalle osservazioni testé riassunte ed ha riconosciuto un difetto di motivazione non soltanto nel dato astratto ed incontrovertibile del diverso status processuale di chi è chiamante rispetto a chi è testimone e del conseguente diverso regime di valutazione, bensì nel non aver inteso che la regola contenuta nell'articolo 392,3 informa di sé non solo la valutazione in senso stretto delle dichiarazioni di testi e chiamanti, ma lo stesso impianto argomentativo della decisione. In presenza della duplice chiamata in correità dell'alletto e della Lipari, scrive la Cassazione, l'approccio logico argomentativo nella valutazione delle risultanze processuali andava assolutamente ribaltato, prendendo l'avvio dalle dichiarazioni accusatorie dei due indagati. E in effetti il chiamante non è tanto un testimone che per avventura riveste la qualifica di imputato, ma è colui che attribuisce ad un altro soggetto una condotta costituente reato. Nella specie, Alletto e Liparotta, a prescindere dalla loro attendibilità, hanno dichiarato di aver assistito allo sparo da parte di Scattone, perlomeno l'Alletto più che Liparotta, ma comunque hanno dichiarato di aver assistito allo sparo da parte di Scattone del colpo di pistola che uccise Martelusso. E allora, argomenta la Corte Suprema, è di qui che bisognava partire e verificare la portata probatoria della loro asserzione accusatoria. Era del tutto inutile per la Cassazione attardarsi sulla testa Lipari che non ha visto niente, o sui dati peritali che non approdano ad alcuna certezza, o sul cosiddetto video shock che precede le dichiarazioni dell'Alletto e prescinde dal loro contenuto. Occorreva invece, al fine di risolvere il caso, valutare le due chiamate, considerate sia singolarmente che unitariamente, applicare gli usuali criteri logici per saggiarne l'attendibilità intrinseca e poi, come imposto dalla legge, ricercarne i riscontri, a cominciare dal dato costituito dalla stessa duplicità delle chiamate, per proseguire con le dichiarazioni, e in questo contesto sì rilevanti, della Lipari, dell'Olsaies e del caso della Vallella, fino a soppesare il significato dell'eventuale esistenza, inesistenza o falsità degli alibi proposti da Scattone e da Ferraro. E questa e non altra per la Suprema Corte la strada da seguire per giungere ad una decisione che rispetti le norme di procedura e i criteri di valutazione della prova dettati dal legislatore, criteri che vengono icasticamente definiti come di valutazione guidata. Ma anche rispetto ai riscontri, precisa ancora la Cassazione, la sentenza annullata non aveva colto nel segno.
Questi, infatti, riscontri, non consistono in un qualsiasi elemento che in qualche modo torni buono per l'accusa come un qualsiasi indizio valutabile di per sé. I riscontri alle dichiarazioni del Camante, di cui parlano dottrina e giurisprudenza, estrinseci e individualizzanti, devono consistere, secondo la legge, in altri elementi di prova che, valutati unitamente al contenuto delle dichiarazioni, ne confermano l'attendibilità. E dunque i riscontri devono ricercarsi in stretto collegamento con lo specifico contenuto delle dichiarazioni. Devono essere canalizzati o focalizzati o polarizzati, sono termini più volte adoperati dal giudice di legittimità, in funzione di quelle dichiarazioni e non di altro. Nel caso di specie, precisa la Suprema Corte, i riscontri si devono ricercare esclusivamente in direzione dell'identificazione dell'autore dello sparo, perché in questo consiste il tenore delle chiamate. È per questo motivo che le sofisticate perizie tecniche disposte dalla Corte d'Assise d'Appello erano, secondo la Cassazione, oltre che disposte illegittimamente forzando il limite di legge del non poter decidere lo stato degli atti, soprattutto inutili. Intanto non ne sarebbe mai potuta derivare alcuna certezza, ma solo una constatazione di compatibilità sostanzialmente neutra sul piano penalistico. Ma in ogni caso nulla i periti avrebbero potuto aggiungere o togliere all'attendibilità delle chiamate di Alletto e Deli Parotta o agli elementi concernenti la responsabilità di Scattone. Sulla base di questi principi, secondo la Cassazione, la prova generica, salvi dati oggettivi immediatamente ricavabili sul luogo del delitto, non ha alcuna rilevanza in questo processo, che si impernia sulle due chiamate provenienti dall'Alletto e dalla Deli Parotta, le quali impongono un tipo di verifica giudiziaria normativamente diverso da quello compiuto nella sentenza annullata, secondo i principi di diritto e i criteri fin qui esposti. Infatti, secondo la Suprema Corte, in questo processo hanno qualche rilevanza soltanto le risultanze oggettive, quali i rilievi sul luogo del ferimento, i dati balistici di immediata acquisizione e quelli autoptici. Le conclusioni peritali, invece, comunque la problematica attenente alla prova generica, che pure assunto nelle precedenti fasi di merito delle dimensioni enormi, hanno nel caso di specie per la Cassazione un ruolo del tutto marginale. E ciò, anche a prescindere dalla loro ontologica ambiguità e indeterminatezza accertativa, proprio per la neutralità ed inconferenza dei dati peritali rispetto al tema decidendum individuato. Ribadisce ancora una volta la Suprema Corte che la valutazione delle chiamate da parte di Gabriele Alletto e Francesco Deli Parotta doveva essere focalizzata soltanto all'identificazione dell'autore dello sparo. In questa prospettiva i dati peritali non servono perché non possono essere canalizzati sulle dichiarazioni specifiche dei chiamanti, né affrancarsi dall'insopprimibile limite dei loro risultati puramente indicativi di semplice compatibilità con ipotesi diverse. In definitiva, dovrà essere osservato da questa Corte il principio di diritto, per cui, ai sensi dell'articolo 192 Codice di Procedura Penale, ai fini della valutazione probatoria delle dichiarazioni di un soggetto, non si può prescindere dalla qualifica formale al medesimo attribuita nel processo in cui sono state rese. A questo conseguono, a guisa di corollari, tre indicazioni. La necessità che sul piano logico-argomentativo la presa in considerazione delle dichiarazioni dei chiamanti preceda e non segua quello dei meri testimoni. La necessità che il contenuto specifico delle dichiarazioni dei chiamanti sia valutato non in sé, ma secondo la regola dettata dal comma 3 dell'articolo 192, unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. La necessità che la ricerca di tali riscontri sia canalizzata o polarizzata sul contenuto specifico di quelle dichiarazioni dei chiamanti e non su altri dati, neutri o estranei, come quelle di generica derivanti dalla perizia o come il cosiddetto video shock. Ed è con l'osservanza di tutto quanto sopra che le varie dichiarazioni accusatorie e naturalmente gli alibi prospettati da Scattone e Ferraro dovranno essere valutati da questa Corte. Questa è la Cassazione. Passando dunque all'esvolgimento dei fatti, Marta Russo fu ferita il 9 maggio 1997 da un proiettile d'arma da fuoco alla testa che la colpì al parietale sinistro. Morì il 14 maggio senza aver mai riprese conoscenze. Camminavano insieme Marta Russo e l'amica Yolanda Ricci in un viale all'interno della città universitaria, qualche metro dopo aver lasciato la cabina telefonica di fronte alla facoltà di scienze politiche, ed erano dirette verso il tunnel ivi esistente,
quando la Russo si spostò, ruotando leggermente su se stessa per dare il passo all'automobile Mini 90 condossa dal professor Cesare Marongiu, che avanzava a bassa velocità. Quasi contemporaneamente fu colpita e cadde ferita a morte. Riassumendo in ordine al colpo d'arma da fuoco di cui si è parlato le constatazioni risultanti dai primi accertamenti in punto di fatto e le conclusioni delle molte perizie consulenti di parte disposte nel corso dei due gradi di giudizio di merito, può riferirsi che l'arma adoperata non fu mai rinvenuta, che si trattava di una pistola calibro 22 long rifle, probabilmente una semiautomatica di marca Bernardelli, quasi certamente munita di silenziatore, che non fu ritrovato alcun bossolo, che Marta Russa fu colpita da un solo proiettile non frammentato durante la traiettoria, sparato a distanza, che con elevatissima probabilità il proiettile recuperato nel cranio della vittima era appartenuto da una cartuccia di marca Eley, che fu attinta la zona del parietale sinistro con direzione quasi trasversale e pressoché ortogonale e con frammentazione del proiettile successiva all'impatto, una pallottola e 9 frammenti. Che certamente il colpo era esploso da sinistra e leggermente da dietro rispetto al capo della vittima, che con altissima probabilità, ma con qualche voce discordante sia sul piano peritale che testimoniale, il colpo proveniva sempre rispetto al capo della vittima leggermente dall'alto, ossia con direzione moderatamente obliqua dall'alto verso il basso, 15 gradi per il perito professor Torre, tra gli 8 e i 20 per il dottor Dazzi che effettuò l'attacco sulla ragazza ancora viva, attorno ai 23 secondo le perizie disposte in grado d'appello, ma sempre con la conferma di un'angolazione dall'alto. Le prime indagini valsero ad escludere sia che bersaglio dello sparatore fosse potuto essere proprio il professor Marongiu, sia che si fosse trattato di un agguato preordinato nei confronti di Marta Russo. Non fosse altro che per l'assoluta estemporaneità della decisione presa da lei e dalla Ricci circa la strada da percorrere pochi istanti prima del ferimento. I sospetti si indirizzarono dapprima verso la finestra di un bagno al piano terra, finestra numero 7, bagno disabile di statistica, facilmente raggiungibile dall'esterno, e si sospettò di un certo Zingale Salvatore, dipendente dalla ditta Pultra, incaricata della polizia, che pare fosse un maniaco delle armi da fuoco, non del tutto in regola con i documenti. Ma poi prese corpo il convincimento che lo sparo fosse partito dalla finestra numero 4 dell'ala 6 al piano superiore, la sala assistenti dell'Istituto di Filosofia e del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza, che resterà stabilmente al centro di questo processo. All'individuazione di tale ultima finestra si giunse perché il PM, il consulente del PM, dottor Falso, rinvenne sul davanzale una particella binaria di antimonio e bario, da lui ritenuta, in base alla prevalente letteratura internazionale del tempo, sicuro residuo di sparo, con una conclusione peraltro successivamente assai contestata sul piano scientifico, non solo da consulenti di parte, ma anche dai periti d'ufficio. Indipendentemente comunque dall'esattezza delle conclusioni a cui era giunta il dottor Falso, è evidentemente importante riferire sugli accertamenti operati circa la provenienza e direzione dello sparo, pur tenendo presente la presa di distanza operata dalla Cassazione in ordine al rilievo probatorio di questo particolare. Ed è importante perché essi contribuirono a indirizzare l'inchiesta e a dare corpo all'ipotesi investigativa e ai relativi contrasti, dovuti questi ultimi al fatto che le indagini, secondo i difensori degli imputati, dovevano essere orientate verso altre finestre, e in particolare proprio verso quella del bagno di statistica al piano terra. Il tentativo di individuare il punto di sparo è stato attuato per via peritale e per via testimoniale. Va segnalato in proposito che i consulenti di parte, professor Federico e dottor Gentile, hanno tentato di dimostrare che l'udito umano non è capace, per la conformazione e la posizione dei suoi organi, di determinare con certezza l'altezza, la quota del punto di provenienza dei suoni, trattandosi di sensazioni del tutto casuali, dipendenti dal riverbero delle onde sonore. Ma tali conclusioni sono state sostanzialmente disattese dai giudici di merito. D'altra parte, sul piano dell'assoluta esattezza scientifica, è risultato impossibile ricostruire il percorso del proiettile, perché, oltre alla controversia di fondo circa il punto di partenza, non si poté disporre di dati certi. Il corpo della ragazza fu mosso dagli immediati soccorritori prima che venissero effettuati i rilievi. Non si sa se e di quanto essa avesse ruotato su se stessa nel cadere, non si conosce il punto preciso in cui si trovava quando fu colpita.
Inoltre, il tentativo di ricostruire a ritroso il percorso del proiettile, partendo dall'angolo di impatto ricavabile dalla sua incidenza sul capo della vittima, era comunque destinato a risultati di mera probabilità, attesa l'estrema mobilità della testa in una persona che cammina e che si sposta per scansare un'automobile. In definitiva, pur ammettendo che si tratta di compatibilità più che di certezze, entrambe le sentenze di merito, sia pure in diverso grado, finiscono per accettare tali risultati, che in sostanza propenderebbero per un'esplosione dall'alto, e con buona probabilità proprio dalla finestra numero 4 della stanza 6, ricollegandole alle risultanze testimoniali che le confermerebbero. Tuttavia, fermo restando le mere compatibilità così ricostruite, va ancora una volta rimarcato che la sentenza di Cassazione ha drasticamente ridotto l'importanza delle questioni connesse. Sul piano testimoniale il quadro è fotografato, per così dire, da diversi angoli di visuale, per mezzo delle molte persone che erano al momento presenti sul luogo. La prima è proprio Yolanda Ricci, l'amica di Marta Russo, con la quale camminava a fianco quando questa fu colpita. Ella riferisce in particolare che, richiesta dalla polizia, quasi subito, se il colpo poteva provenire dalla finestra del bagno al piano terra, aveva risposto di poterlo escludere nella maniera più assoluta, perché il colpo sarebbe stato troppo in linea col suo orecchio. A suo dire, il rumore che lei individuò come di sparo non proveniva dall'altezza d'uomo, ma da più in alto, tanto che ella aveva indicato il giorno stesso una finestra dell'alo 4 sopra il tunnel. Altri testimoni sono Gianfranco Troiani, che sentì soltanto un rumore attufato e confortò la Ricci, che era fuori di sé per lo shock. Francesca Mercattili, la quale racconta che il rumore, che non ricollegò ad uno sparo, veniva dalla parte dell'Istituto di Filosofia del Diritto. Roberto Lastrucci, che percepì un rumore molto soft, che riconobbe come uno sparo, vide la ragazza cadere e, quanto alla direzione del colpo, gli venne da guardare in alto, verso le finestre dell'ala 6 e comunque di giurisprudenza. Maria Grazia Guerrazzi, che udì un rumore sordo che veniva da sopra, dall'alto. Ferdinando Pastore, che sentì un rumore sordo e forse guardò verso l'alto. Luigi Scarnicchia, che sentì uno sparo dall'alto, soffocato, e vide la ragazza in terra. Si differenziano dai predetti Paolo Dramese e Andrea Ditta, i quali, più il primo che il secondo, citano uno sparo più in basso. Paolo Dramese udì un colpo che gli sentì provenire dal piano strada e non lo fece pensare ad uno sparo, vide la ragazza per terra e telefonò al 118 per l'ambulanza. Andrea Ditta chiamò prima il 113 e poi il 118. Egli guardava proprio la Russo e la Ricci, le quali avevano attratto la sua attenzione in quanto erano due belle ragazze. Incrociò lo sguardo con Marta Russo, la quale distolse gli occhi nel momento in cui si spostò per lasciar passare la Mini 90 che le sfiorò l'anca. E proprio in quel momento il Ditta udì questo sparo sordo e vide la ragazza cadere. Quanto alla provenienza, sul momento guardò in basso, verso la finestra del bagno. Peraltro, in dibattimento, ha precisato invece che il rumore non veniva dal basso, tanto che gli venne sì spontaneo di guardare le prime finestre che aveva a tiro, ma poi rivolse l'attenzione a tutto lo stabile, anche verso l'altro, sopra la testa. Si tratta di dati che, secondo i giudici di merito, pur nella loro approssimazione, sono pressoché unanimi e confortano le conclusioni peritali circa la provenienza del colpo rispetto al capo della vittima da sinistra, leggermente da dietro e dall'alto. Interessanti sono anche le dichiarazioni circa la qualità del rumore udito, descritto quasi all'unanimità come sordo, attutito, soft e simili. Uno scoppio soffocato, alla romana un botto attufato, hanno detto, come quello di fucile ad ala compressa del Luna Park, teste ditta, o anche, per la Pulcinelli Maria Grazia ed altri, fra cui lo stesso professor Marongiu, come una bottiglia di plastica che si schiaccia. Tutte descrizioni, ancora una volta, ritenute assolutamente in linea con i dati peritali, che giunsero per altra via a stabilire che quasi certamente la pistola da cui parte il colpo era silenziata. Da segnalare infine che un test il dottor Patrizio Cardinali giunse quando Marta Russo era già a terra ed, essendo medico, cercò di soccorrerla praticando un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Naturalmente, in tal modo, modificò, sia pure di poco, la postura del colpo a terra. Si pensava ad un malore e solo quando le tolse la mano da dietro la testa se la trovò intrisa di sangue. Un altro dato estremamente importante è costituito dall'ora del delitto. Per una serie di coincidenze, il processo è inusitatamente ricco in proposito di dati assolutamente certi.
giacché si incrociano gli orari precisi, perché sintonizzati sull'ora ufficiale fornita dall'Osservatorio Astronomico Galileo Ferraris di Torino di alcune telefonate, quali quella terminata dalla Ricci pochi attimi prima che si ricongiungesse con Marta Russo e il colpo la raggiunse dopo qualche passo, e quelle effettuate ai numeri d'emergenza 112, 113 e 118 per chiamare soccorso, pochi secondi prima dunque e pochi secondi dopo il suo ferimento. Inoltre si sono ricostruite anche le mosse del professor Marongio che passava in quel momento, quelle dei testidrami e ditta che effettuarono le chiamate di soccorso e, sempre con definizione dell'ora mediante strumentazioni automatiche, quelle del già citato dottor Cardinali che aveva effettuato un prelievo dal bancomat prima di raggiungere la Russia poco prima del ferimento dunque, e della bibliotecaria Gabriella Pappalardo che timbrò un cartellino mentre sentiva dire che una ragazza si era sentita male e dunque poco dopo. In definitiva, da tutti questi dati incrociati è risultato che Marta Russo fu colpita con un'approssimazione di pochi secondi in più o in meno, secondo le sentenze di merito, alle ore 11.42 del 9 maggio, che l'ambulanza giunta sul posto alle 11.59 e arrivò di ritorno al vicino policlinico alle 12.08. Va segnalato che le difese di Scattone e di Ferraro ritengono di dover anticipare di circa un minuto e mezzo questo orario, situandolo fra le 11.40 e le 11.41. In ogni caso, è proprio partendo dall'orario che assume rilievo la figura della testimone Maria Chiara Lipari. Dai controlli effettuati nell'aula sede del primo piano, la sala assistente dell'Istituto di Filosofia del Diritto, era risultato infatti che due telefonate erano state fatte da quella stanza verso la casa e lo studio del padre della Lipari, il professor Niccolò Lipari, proprio in corrispondenza con l'ora del ferimento di Marta Russo, stabilita nelle 11.42. Precisamente, sempre con l'esattezza dei tabulati Telecom sintonizzati con l'Osservatorio di Torino, qualcuno aveva aveva parlato con quella stanza con l'abitazione della Lipari dalle ore 11.44 e 30 secondi alle ore 11.44 e 46 e con lo studio di suo padre dalle ore 11.45.09 alle 11.48 e 47. Ad effettuare tale telefonata era stata in effetti la dottoressa Maria Chiara Lipari, collaboratrice del professor Romano, la quale, interrogata, cominciò a riferire le circostanze in cui ebbe ad effettuare tali chiamate e le persone che si trovavano nell'aula 6, facendo ben presto i nomi di Gabriella Alletto e di Francesco Liparotta. Ne si può trascurare il particolare costituito dalla particella binaria di antimonio e bario che il dottor Falso, consulente del PM, aveva repertato proprio sul davanzale di quella stanza, ritenendola sicuro residuo di sparo. Le rivelazioni della Lipari, persona informata sui fatti e testimone, hanno avuto un peso notevole nell'evolversi dell'indagine del processo. Esse sono state indubbiamente contraddistinte da un particolare carattere di progressività nei ricordi, i quali si sono fatti man mano più particolareggiati col procedere del tempo. E questo fatto ha suscitato proteste e sospetti da parte delle difese degli imputati, nel senso che la donna poteva essere quantomeno suggestionata dagli inquirenti. Per questi motivi è opportuno confrontare sin d'ora le date dei passaggi principali e dare subito atto del fatto che i primi risultati dell'attività del dottor Falso, che aveva effettuati i rilievi presso l'aula 6 il giorno 15 maggio, furono riferiti con nota del 26 maggio del dirigente del Servizio Centrale di Polizia Scientifica, dottor Maddalena. L'acquisizione del dato attinente al ritrovamento sul davanzale dell'aula 6 della particella binaria risale al 21 di maggio e proprio a partire del 21 di maggio la Lipari fu esaminata in sede di indagini per poi proseguire il 26 e il 27 dello stesso mese. Ella fece i nomi di Alletto, dell'Alletto e dell'Iparota come presente nell'aula 6 fin dal 21 maggio e solo molto più tardi in agosto quelli di Ferraro e di Scattone. Sintetizzando velocemente la progressione della Lipari, ella fu esaminata due volte il giorno 21 maggio, più precisamente un verbale risulta aperto alle ore 1.40 del 22, ma è sostanzialmente la prosecuzione di quello del 21. Dapprima, nel pomeriggio del 21 maggio, la donna è piuttosto vaga. Premesso che si era recata in aula 6 per telefonare ai suoi familiari, le pare di ricordare che la stanza, la cui porta era chiusa ma non a chiave, non fosse vuota. Non ebbe la sensazione di vuoto. Ebbe invece la sensazione di un certo movimento, ma non vi fece caso.
afferma con decisione che non le parve che vi fossero donne e precisa di non aver sentito alcun rumore che potesse somigliare ad uno sparo. Poco dopo, invece, nella notte sul 22, emergono molti particolari e segnatamente la presenza di Gabriella Letto e Francesco Liparotta. Lipari ricorda ora di aver visto due o forse tre persone, due certamente di senso maschile e una probabilmente di senso femminile. Ebbe la sensazione netta di una forte tensione nell'aria, in altri passaggi parlò di gelo, uno dei tre la passò vicino pofonchiando un ciao e la tensione a questo punto si dissolse. Ritiene adesso di aver individuato tra quelle persone presenti certamente Francesco Liparotta, perché riportò la sensazione di una persona con pochi capelli. La presenza femminile è identificabile in Gabriella Letto, perché ricorda di essersi chiesta che ci fa qui Gabriella, non essendo usuale che il personale di segreteria frequentasse quella stanza. Più o meno le stesse cose, con qualche dettaglio più specifico, la Lipari ripeté il 26 e il 27 maggio, dopo che gli inquirenti l'avevano fatta partecipare ad una sorta di ricostruzione ambientale ponendo dei manichini nell'aula 6, dove a suo dire c'erano tre, forse quattro persone. E aleggia infatti la presenza di una terza persona di sesso maschile, che la Lipari ora ritiene sia forse quella che salutò uscendo. Questa le diede la sensazione che potesse essere il collega Mancini, anche se questa ha una gran barba e molti peli che ella non vide. Forse ne riconobbe la voce, ma a livello subliminale. In proposito, e anzi da dire, che la Lipari ha poi precisato in dibattimento che il nome di Mancini le fu suggerito da un funzionario di polizia, ma ha anche chiarito che il termine suggerito è sbagliato per eccesso, nel senso che le fu soltanto prospettato come possibilità. Nel verbale del 27 maggio, ella chiarisce che nella stanza assistente aveva visto tre persone, una di sesso maschile sulla destra, vicino alla finestra, e altre due verso il centro della stanza, leggermente sulla sinistra di essa Lipari. Queste erano l'Alletto ed il Liparotta, che parlottavano tra di loro. Quello vicino alla finestra era pallido, con capelli castani e non era Mancini. Non ricorda se quel giorno avesse visto Ferraro, le pare di ricordare che commentarono un libro di Pattaro. Sta di fatto che Maria Chiara Lipari ribadì la presenza dell'Alletto e della Liparotta anche il 13 giugno in occasione di un confronto con costoro e che nei successivi esami, ad opera sia della Polizia Giudiziaria che del PM, confermando e precisando le precedenti dichiarazioni, mai fece i nomi né di Ferraro né di Scattone come presenti nell'aula 6. Da notare peraltro che certamente ella aveva accennato alla possibile presenza del Ferraro fin dal 24 maggio in occasione di una telefonata con i suoi familiari che fu intercettata e dunque il nome di Ferraro circolava tra gli inquirenti quantomeno da quella data. Nel descrivere questo quadro delle dichiarazioni della Lipari è doveroso ricordare che nelle sue prime versioni ella disse che probabilmente tra una telefonata e l'altra, effettuata nella sala 6, uscì e si recò in aula 4 per qualche minuto. Ma la cosa è risultata cronologicamente impossibile e successivamente la stessa Lipari l'ha smentita. È altrettanto doveroso anticipare che le difese di Ferraro e di Scattone vedono in questo particolare una precisa prova dell'inquinamento probatorio, della contaminazione, del quale lamentano siano state pervase le indagini. La Lipari, cioè, malamente informata che tra l'una telefonata e l'altra passarono oltre 4 minuti, la prima delle 11.44, la seconda delle 11.48, si inventò di essere uscita dalla sala 6. Poi, nuovamente informata che tale intervallo in realtà non vi era, perché l'orario delle 11.48 riguardava la fine della seconda telefonata, che però era effettivamente iniziata immediatamente a ridosso della prima, ricambiò versione ricordandosi di in aula 6, raccontando di aver visto Giovanni Scattone sparare un colpo di pistola e riporre l'arma in una borsa che sarebbe stata portata via da Salvatore Ferraro, soltanto l'8 agosto, dopo gli arresti degli imputati, la Lipari si era presentata alla polizia per aggiungere altri particolari. Aveva precisato, da un lato, che fino ad allora aveva per cautela e scrupolo di coscienza riferito solo circostanze di cui si sentiva sicura, avendone un ricordo nitido e certo. Dall'altro, che l'essersi resa conto dell'estrema gravità dell'accaduto, l'aveva condotta a riflettere più approfonditamente, riuscendo a far riaffiorare
con altrettanta certezza il ricordo di altri particolari. E così si era man mano ricordata che mentre si trovava nel corridoio, qualche attimo prima di entrare nella stanza 6, aveva udito un colfo, un tonfo, proveniente dalla stanza medesima. All'interno vi aveva visto, oltre alle parote dal letto, anche il Ferraro, pallido e con espressione dura, che si era girato di scatto verso la finestra ed era uscito quasi subito. Quanto all'altra persona, della cui presenza adesso era certa, aveva l'impressione che potesse trattarsi di Giovanni Scattone. È importante riferire che, come preciserà in dibattimento, ella non aveva notato nel frangente particolari movimenti come gesti scomposti o mani nei capelli. Infine, continua la Lipari, due persone, uno dei quali forse era ancora Scattone e l'altra era uno sconosciuto, si trovavano nel corridoio quando ella uscì dall'aula 6 dopo aver telefonato e dopo che erano usciti anche l'alletto e Liparotta. L'alletto, anzi, la ritrovò in segreteria, ripiegata e come accovacciata su se stessa. In segreteria c'erano il Basciu e l'Aurilli. Andò via dall'università senza essersi accorta di nulla. Quando vi salì, l'orologio della sua automobile segnava le 12:07. Maria Chiara Lipari ha ripetuto tutto il suo racconto in qualità di testimone in diverse udienze dibattimentali, nella quale ha ricostruito passo passo, così come aveva fatto nel corso delle indagini, anche le fasi precedenti e successive della mattinata. A parte che le difese di Ferraro e di Scattone l'hanno colta in fallo nel punto in cui ha asserito di aver incontrato in istituto Angela Auriemma e Andrea Simari, che invece quel giorno non erano in università, si chiama Auriemma, vero? È importante in particolare la redazione di una lettera d'invito per il professor Biser di Monaco, da spedirgli in originale per posta, previa però la formazione di una fotocopia, al fine di spedirlo subito per fax. Queste operazioni, in sé incontroverse, avevano coinvolto anche la segretaria Gabriella Alletto, a cui la lettera fu consegnata dopo che era stata dettata all'addetta di segreteria Maria Aurilli. Si tratta di particolari importanti, perché l'Alletto, quando fece le proprie rivelazioni, disse che si era recata in aula 6, la sala assistenti, proprio per cercare la Lipari alla quale doveva consegnare la fotocopia della lettera che non si riusciva a spedire col fax dell'istituto, che era guasto, e che la Lipari pensava di spedire da casa. E così si introduce Gabriella Alletto. Gabriella Alletto, che è la segretaria dell'istituto, fu più volte esaminata nel corso delle indagini, a partire dal 21 maggio, e fino al 14 giugno affermò sempre di aver trascorso gran parte della mattinata in aula 4, impegnata, da poco dopo le 11 fino alle 12 circa, a tentare di spedire il fax al professor Biser, negando dunque, anche dopo le affermazioni della Lipari, di essersi trovata in sala assistente al momento delle telefonate della stessa Lipari e del ferimento di Marta Russo. La circostanza sostenuta dall'Alletto pare sia stata smentita dalla studentessa Cristiana Iannetti, la quale tentò di accedere in aula 4 per fare delle fotocopie trovandola chiusa a chiave, proprio attorno alle 11:30-11:40 del 9 maggio. Tentativo che ripeté la Iannetti sempre infruttuosamente dopo circa un quarto d'ora. Peraltro, il test Stefano Laporta ha riferito che fu chiamata dall'Alletto in aula 4 non oltre le 11:30 per cercare di far funzionare il fax. Non riuscendovi, uscirono dalla stanza dopo un paio di minuti e l'Alletto chiuse la porta. Occorre tuttavia anche dare atto del fatto che molte persone sentite come testi, Luisa Vitabile, Simona Sagnotti ed altri, ed anche i coimputati Urilli e Basciu, hanno dichiarato che l'Alletto aveva loro assicurato, mentre erano in corso le indagini, di non essere entrata in aula 6. Sta di fatto che, poiché fin dalla notte sul 22 maggio la Lipari l'aveva collocata in aula 6 assieme a Liparotta, e più ancora perché si ritenne certa la presenza di residui di sparo sul davanzale della finestra a medesima stanza, il ruolo dell'Alletto e anche dell'Liparotta divenne centrale nelle indagini, tanto che si susseguirono i loro esami e i frequenti e pressanti tentativi di convincerli a rivelare quello che sapevano. Gabriella Alletto decise di collaborare, ammettendo di essersi trovata nell'ala 6 al momento dello sparo e raccontando l'accaduto soltanto il 14 giugno 1997, il giorno successivo al confronto con la Lipari. Fino ad allora si era mantenuta nel più stretto atteggiamento negativo, escludendo di essere stata quella mattina in sala assistente di sapere alcunché di utile sul delitto.
La Cassazione ha escluso qualsiasi rilevanza probatoria al fatto che, ovviamente, le dichiarazioni dell'Alletto, frutto dell'uno e dell'altro atteggiamento, siano contraddittorie tra di loro, e ha giudicato come del tutto sterile il lavoro teso a porre in luce le incongruenze. Così pure, per la Suprema Corte è irrilevante sul piano probatorio il cosiddetto video shock, che invece è emblematico, secondo le difese degli imputati, di un certo clima che avrebbe pervaso le indagini, il quale video shock contiene le videoregistrazioni di un colloquio tra l'Alletto ed il cognato Gino Di Mauro, ispettore di polizia. Nel corso di tale colloquio, malgrado le pesanti insistenze di quest'ultimo, la donna giura sulla testa dei figli di non sapere niente e di non essere stata nell'aula 6. Pur tenendo conto del giudizio della Suprema Corte, è certo che quello dei condizionamenti di vario tipo, ipoteticamente subiti dalla donna ad opera degli inquirenti, costituisce un tema importante di questo processo, e le difese non hanno mancato di porre in luce tali pressioni, di far risaltare quelle che interpreta come aggiustamenti, di mettere in evidenza le coincidenze cronologiche tra l'una e l'altra rivelazione della Lipere e dell'Alletto e poi anche dell'Iparote, ritenute significative di una sorta di costruzione accusatoria artificiosa. Sta di fatto che l'Alletto, secondo le sue spiegazioni, ha mutato atteggiamento dopo che alcuni funzionari di polizia, anziché comportarsi con durezza, minacciandole di arresto, paventandole un'imputazione per omicidio volontario, prospettandole 24 anni di galera, la trattarono gentilmente, aiutandola a tirar fuori quello che aveva dentro, mediante la cortesia, la serenità e i ragionamenti, finché ella si era sentita pronta. In precedenza, a suo dire, da un lato sentiva di doversi tener fuori da una vicenda che non la riguardava e che era solo foriera per lei di grossissimi fastidi, una valanga, dice al cognato. Dall'altro, le pressioni e le minacce degli inquirenti non la smuovevano di un millimetro. Sapeva che la cosa non la tangeva ed era solo combattuta. Per certi versi pensava che fosse opportuno fare i nomi, per altri versi, la sua convenienza di madre di famiglia, pensava di no. 14 giugno 1997, dunque, Gabriella Alletto, indagata per favoreggiamento e false dichiarazioni al PM, cominciò a raccontare quello che accade sotto i suoi occhi, essendo ella presente, a suo dire, in sala assistenti. E analoghe e particolareggiate dichiarazioni la donna rese nelle forme dell'incidente probatorio il 31 luglio del 97. Ella, premesso l'antefatto, cioè la lettera da spedire al professore Tedesco, il fax che non funzionava, l'incarico di redigere e consegnare alla Lipere una fotocopia della lettera, e di fare delle fotocopie del materiale da legare all'invito, si recò in aula 6 proprio per cercare Maria Chiara e darle le carte che aveva preparato. Il tutto è stato ricostruito nei particolari, verbale di interrogatorio e di incidente probatorio alla mano, nel corso del dibattimento di primo grado. Questi dati più salienti delle dichiarazioni. Nell'aprire la porta dell'aula 6, l'Alletto incontrò un uomo che ne stava uscendo, sul cui conto nulla si è mai più saputo. Entrando, lei vide Francesco Liparotta, quasi al centro della stanza. Gli andò incontro per due o tre passi e fece per chiedergli se sapesse dove era la Lipari, quando accadde qualcosa che la bloccò a metà della domanda. Aveva visto che nella stanza c'erano anche Salvatore Ferraro e Giovanni Scattone. Scattone era messo di fianco, a taglio, nella nicchia della finestra col condizionatore, sulla faccia destra della nicchia. Guardava un po' dentro e un po' fuori. Ferraro era dietro ad una delle scrivanie e guardava Scattone. Ferraro era di fronte a lei, ma non sa dire se l'avesse vista entrare. Certamente l'aveva vista Liparotta. Non è chiaro se Ferraro e Scattone parlassero tra loro oppure no, dal momento che la dichiarante dice entrambe le cose. Nell'incidente probatorio, Scattone stava parlando con Ferraro e si stavano girando. No, non stavano parlando. È chiaro che non stavano parlando. Udienza del 15 settembre 98. Può darsi che dicevano, si dicevano qualche cosa. Io non li ho sentiti, non ho sentito parlare. E Salletto stava chiedendo a Liparotta dove si potesse trovare la Lipari. Francesco, sai, quando un tonfo, ed è la prima volta il 14 giugno del 97 che per descrivere lo sparo viene usato questo termine tonfo, che poi sarà usato anche da Liparotta nell'interrogatorio del 16 giugno e anche dalla Lipari l'8 di agosto. Sentì il tonfo attimi prima che Scattone si girasse verso l'interno della stanza, ruotando sulla propria sinistra. Aveva visto anche un bagliore, molta luce, forse per lo spostamento della tenda a doghe. Vide che Scattone, di taglio nella nicchia della finestra, con la sinistra spostava le doghe della tenda. Il braccio destro era teso e leggermente flesso verso l'esterno.
vide che Scattone ritrasse la mano, nella quale teneva una pistola di metallo nero, lunga tra i 25 e i 30 centimetri. Vide che Ferraro fece un gesto di disperazione, si mise le mani nei capelli, per l'esattezza, una mano in testa nei capelli, nell'incidente probatorio del 31 luglio. Entrambe le mani all'udienza dibattimentale del 14 settembre, questa volta sulla nuca. L'ha letto, non sa dire se Scattone la vide. Ella vide Scattone che uscì dal vano dalla finestra con la pistola e la mise nella borsa di Ferraro che era sulla scrivania. Vide Scattone lasciare la stanza, ma un attimo prima vi aveva fatto il suo ingresso Maria Chiara Lipari. Riferisce l'ha letto che quando entrò la Lipari si creò un ghiaccio, un'atmosfera di gelo. Vide che la Lipari immediatamente si mise a telefonare a spalle alla stanza e che Scattone uscì salutandola «Ciao Chiara». Poco più tardi, nella stessa udienza dibattimentale del 14 settembre 98, l'ha letto dirà di non aver percepito le parole, ma solo un saluto bofonchiato. Riferisce l'ha letto che a questo punto uscirono tutti, prima Scattone, poi Ferraro con la borsa e Liparota, ultima essa ha letto che lasciò nella stanza la Lipari ancora al telefono. Le sembra di ricordare che la borsa che Ferraro aveva con sé fosse di cuoio marrone. Ella tornò in segreteria sgomenta per l'accaduto, ma non cercò, per paura, perché presa dal manico, di capire che cosa fosse successo. Udì giungere un'ambulanza e si affacciò a curiosare assieme alla laureanda Irene Castiglia. La finestra della segreteria non dà sul vialetto dove è accaduto il fatto e lei non vide nulla e non collegò le cose. Ipotizzarono con la Castiglia un incidente con qualche ciclomotore o che qualcuno fosse stato messo sotto. Giunse in segreteria il professor Romano, che si informò telefonicamente, apprendendo che una ragazza si era sentita male. Riferisce l'ha letto che neppure allora collegò, anche perché si diceva che la ragazza fosse già a terra da lungo tempo. A suo dire, soltanto verso le 13 venne a sapere che la ragazza era stata ferita con un colpo d'arma da fuoco e soltanto allora dovette ricollegare tutto e tenersi tutto dentro. Quanto all'effettiva consegna delle fotocopie alla Lipari, l'ha letto, dopo aver dichiarato un incidente probatorio che gliela aveva date di certo, perché si era recata nell'aula 6 appositamente per quel motivo, finisce per precisare poco dopo, nello stesso atto, che non riesce a focalizzare il particolare. Alla stessa conclusione si giunge in dibattimento durante i suoi interrogatori, e analogamente non ne facendo la Lipari delle sue pur minuziose descrizioni di quanto accaduto nella sala assistenti. Queste in sintesi le parti rilevanti delle dichiarazioni accusatorie dell'ha letto. In relazione ad esse può dirsi in estrema sintesi che i giudici di merito e la stessa Cassazione evidenziano il fatto che la dichiarante non ebbe mai più a recedere, mantenendo ferme le accuse anche nelle accese udienze dibattimentali e in sede di confronto con i due imputati. Le difese, d'altra parte, ne pongono in luce le contraddizioni interne e il modo con cui si manifestarono, dopo forti pressioni, con tempi e contenuti sospetti e inaffidabili, sulla falsariga delle fantasiose dichiarazioni della Lipari e di errati elementi tecnici. Le rivelazioni di Gabriella Alletto determinarono l'arresto di Giovanni Scattone, Salvatore Ferraro e Francesco Liparota. Quest'ultimo aveva sostenuto fino ad allora, sempre 14 giugno 97, di non sapere e di non ricordare nulla. Era convinto di aver trascorso l'intera mattinata del 9 maggio nella sala catalogo dell'istituto. Non ricordava, ma non escludeva, di essere stato nell'aula 6, ma comunque non ricordava alcun avvenimento rilevante che potesse essere collegato al ferimento di Marta Russo. Il 13 giugno aveva sostenuto con l'ha letto che anch'essa negava il confronto con la Lipari, e nella tarda serata del 15, dopo le rivelazioni della stessa Alletto, era stato arrestato con l'accusa di concorso in omicidio volontario. Nel frangente mutò anch'egli l'atteggiamento precedente e rese dichiarazioni accusatorie sul conto di Scattone e di Ferraro. Cominciò a confidarsi negli uffici della squadra mobile prima di essere tradotto in carcere con l'agente Giuseppe Senese, dicendogli che era stato minacciato, che aveva paura e che voleva parlare col magistrato. Accettando il consiglio dell'agente, scrisse di suo pugno un appunto nel quale dichiarava che non aveva visto la pistola, ma aveva visto Scattone e Ferraro affacciati alla finestra. Aveva udito uno sparo, aveva taciuto perché minacciato di ritorsioni da parte loro e dei loro conoscenti.
minacce proferite anche successivamente e rivolte nei confronti suoi e dei suoi familiari. Nei giorni successivi, il Liparota tenne un atteggiamento oscillante. Interrogato dal GIP il 16 giugno, dapprima confermò le accuse diffondendosi in particolari. Poi tornò alla tesi di non sapere nulla e di non ricordare neppure se fosse entrato nell'aula 6, spiegando che aveva scritto l'appunto perché non sapeva come uscire da questa storia. La verità era quella precedente, cioè che, testualmente, non mi ricordo assolutamente di questo episodio, neanche di essere entrato in questo cavolo di aula. Infine tornò alla versione accusatoria, spiegando di aver avuto paura soprattutto di Ferraro, persona introdotta in poco rassicurante ambienti calabresi. Rispose ad alcune domande di chiarimento sullo svolgimento dei fatti nell'aula 6, precisando ulteriori particolari e disse di essersi in precedenza confidato con sua madre, Rosangela Villella. Fu posto agli arresti domiciliari lo stesso giorno. È importante notare a questo punto che immediatamente dopo aver appreso che Liparota si era confidato con la madre Rosangela Villella, gli inquirenti si recarono a interrogarla la sera stessa del 16 giugno. La donna, non avvalendosi della facoltà di astenersi dal deporre quale parente dell'imputato, disse che 2 o 3 giorni dopo il delitto, vedendo il figlio molto in ansia, lo aveva interpellato. Egli le aveva detto di aver visto Ferraro e Scattone dentro la stanza, aggiungendo: «So che hanno sparato e mi hanno minacciato che mi ammazzano». Madre e figlio si sono messi a piangere per la preoccupazione, senza mai farne parola con alcuno, in quanto era un segreto tra loro. Successivamente, la Villella si è avvalsa sempre della facoltà di astenersi ed è tuttora impredicato la giuridica utilizzabilità delle accennate dichiarazioni, le quali peraltro sono state ritenute inattendibili dal giudice di appello, che le aveva considerate veritiere ed importanti. Ottenuti gli arresti domiciliari il 16 giugno, subito dopo l'interrogatorio davanti al GIP, il giorno successivo, 17 giugno, il Liparota si presentò in procura e ritrattò ogni cosa. A causa della propria debolezza psicologica aveva avuto paura del carcere, ma ora non resisteva più al rimorso di aver detto qualcosa che non sapeva se questi fossero colpevoli o innocenti, non ricordava se fosse stato o no in quella stanza, in proposito non aveva nessun alibi, ma certamente non ricordava di aver sentito o visto alcunché, non aveva udito alcuno sparo, né aveva visto delle persone. Tutto quanto asserito dalla Lipari e dalla Alletto non faceva parte della sua memoria. Successivamente l'imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere, sia in incidente probatorio che nel dibattimento di primo grado, al termine del quale ha pronunciato una lunga dichiarazione spontanea. Con tale atto ha positivamente escluso di essere stato quella mattina in aula 6 assieme alla Lipari e all'Alletto a Ferraro e da Scattone. Ha scagionato completamente Ferraro e Scattone. Ha spiegato che all'epoca stava male psicologicamente, assumeva degli psicofarmaci. Non ha mai ricordato nulla di questo episodio dell'aula 6, ma poiché essa faceva parte della sua normale routine di lavoro, iniziarono a venirgli dei dubbi, anche che potesse aver assistito al fatto e non essermene accorto. Sottoposto a continui e pressanti interrogatori e spaventato dalle descrizioni del carcere che gli erano state fatte, aveva deciso di confermare quanto detto dalla signora Alletto, ma quei fatti non fanno parte dei miei ricordi. Ha chiarito di aver reso delle false affermazioni nei confronti di Ferraro e di Scattone, perché gli inquirenti gli avevano fatto avere paura fisica nel carcere, perché era psicologicamente a pezzi, perché si sentiva prigioniero della polizia prima ancora di andare a Regina Coeli, essendo stato tutto il giorno guardato a vista. Ha rivelato che aveva cominciato la sua falsa confessione non verbalizzata la notte dell'arresto davanti al dottor Nicolò D'Angelo, capo della squadra mobile. Ha precisato che gli inquirenti, e in particolare il PM dottor La Speranza, gli avevano descritto ben dettagliatamente la scena raccontata dalla signora Alletto, di cui peraltro aveva avuto contezza anche dall'ordinanza di custodia cautelare che gli era stata notificata, dove la stessa scena era perfettamente descritta. Queste ultime circostanze, circa la previa perfetta conoscenza da parte di Parota delle dichiarazioni dell'Alletto, sono evidentemente connesse alla doverosa verifica da parte del giudice dei loro rispettivi contenuti intrinseci. Controllo da farsi ovviamente mediante analisi incrociate dei relativi argomenti contenuti e dei particolari riferiti da ciascuno. Il testo dell'ordinanza è in atti. La Corte d'Assise d'Appello ha provveduto, con rinnovazione dibattimentale, a ricostruire i contatti tra il Liparota e gli inquirenti, in particolare il dottor Cammine Belfiore, durante la sua permanenza in questura, in occasione del suo arresto e della traduzione in carcere, nel periodo in cui a suo dire sarebbe stato imbeccato.
Inoltre, come per l'alletto, è da ricordare che la Cassazione ha escluso qualsiasi rilevanza probatoria alle contraddizioni che ovviamente caratterizzano le dichiarazioni di Liparota quali frutto dell'uno e dell'altro suo atteggiamento. In quanto chiamante in retà rispetto allo Scattone ed in corretà rispetto al Ferraro, occorrerà prendere atto delle sue dichiarazioni accusatorie per sottoporre all'adeguato vaglio di attendibilità e per ricercare poi nel loro ambito i possibili riscontri esterni, atti ad attribuire oppure no a quelle dichiarazioni valore di prova. Allora, le dichiarazioni accusatorie. Il Liparota disse dunque al GIP, in sede interrogatorio, che l'appunto della sera prima era stato scritto da lui, che la mattina del 9 maggio era stata in aula 6 e vi aveva visto il dottor Scattone e il dottor Ferraro affacciati alla finestra, che era entrata là a letto la quale lo aveva chiamato, che mentre lui si girava di scatto aveva sentito un tonfo che inizialmente non gli parve uno sparo, che due, Scattone e Ferraro, sono entrati dentro, evidentemente dal vano finestra, e che Scattone aveva messo una mano in tasca, che Soliparota non aveva visto alcuna pistola, che ha visto un gesto di disperazione da parte del dottor Ferraro che si è messo le mani nei capelli, che egli si era fermato un attimo a parlare con l'alletto, che ha visto Scattone uscire con la sua borsa o almeno con quella che crede fosse la borsa di Scattone e non di Ferraro, che aveva capito che si era trattato di uno sparo e che era successo qualcosa di grave dalle espressioni di due perché avevano entrambi la faccia stravolta, che aveva chiesto a Ferraro cosa fosse successo ma quello non gliel'ha voluto spiegare, che nel momento in cui usciva Scattone era entrata la Lipari, che egli non aveva fatto caso al particolare se i due si fossero salutati, che esso Liparota era uscito e dopo di lui Ferrari, mentre l'alletto gli sembra che si fosse rimasta nella stanza, che non era sicuro che la Lipari fosse uscita prima di lui, che usciti nel corridoio Ferraro gli aveva intimato di non riferire quello che aveva visto, e che in caso avesse detto qualcosa sarebbe stato fatto del male a lui o ai suoi familiari, che l'espressione precisa del Ferraro era stata quella scritta nell'appunto ritorsioni, che né Ferraro né Scattone gli spiegarono mai cosa fosse successo, pur avendo incontrato in seguito sia l'uno che l'altro, che Ferraro anche successivamente, incontrando all'università, gli ricordò delle ritorsioni, che Ferraro in questo contesto aveva fatto riferimento a conoscenze in Calabria, al padre direttore di banca, all'importanza che ha nel paese, che nei giorni successivi egli andò con loro ad una cena organizzata da una certa Lucia per assicurarli sul fatto che avrebbe taciuto, testualmente per non fargli vedere non andando alla cena che ero contro di loro, che non aveva parlato con nessuno dell'accaduto fuorché con sua madre, con la quale si era confidato. Un ulteriore elemento di accusa giunse agli inquirenti il 9 luglio del 97. Giuliano Olzai, in detto giorno, si presentò spontaneamente in procura ed espose che il 9 maggio si trovava alla città universitaria, nel centro di calcolo al piano terra dell'Istituto di Statistica, che a un certo punto si era accorto di un trambusto, un vociare, una correre di persone, aveva sentito dire che avevano sparato e aveva deciso di andare a vedere, che giunta fuori dall'anditino sul vialetto esterno della facoltà di statistica si era imbattuta in due persone, a cui aveva chiesto cosa fosse successo, che queste l'avevano guardata senza rispondere e poi avevano cominciato a correre verso l'atrio di scienze politiche uscendo dalla porta che dava verso scienze politiche, che aveva visto in televisione il successivo 15 giugno un servizio con la notizia dell'arresto di Giovanni Scattone e di Salvatore Ferraro e aveva riconosciuto in costoro le due persone che aveva incontrato in quella occasione, che non aveva riferito subito questi fatti, perché lo stesso 15 giugno era stato ricoverato all'ospedale di Aprile in gravissime condizioni suo padre, colpito da ictus cerebrale, in fin di vita e bisognevole di assistenza continua. Proseguendo nel suo racconto, l'Alzai ha esposto che dapprima, fra statistiche e scienze politiche dove aveva seguito i due giovani, non vide niente, tanto che tornò al centro di calcolo. Ma poi dalla finestra di una stanza si accorse che davvero c'era una ragazza per terra con un assembramento di persone e uscì di nuovo. Giunse così al punto in cui c'era a terra il corpo di una ragazza con attorno alcune persone. Lei scambiò qualche parola con l'amica di Marta Russo, Yolanda Ricci, come è stato poi confermato da quest'ultima in dibattimento, e vide giungere prima il medico che tentò il massaggio cardiaco e poi l'ambulanza. Altresì aggiunto che aveva visto sempre alla televisione anche la fotografia di Liparota, che non riconobbe e che non aveva mai visto. A
escluso di essersi lasciata suggestionare da stampa e televisione, ha precisato di avere una notevole capacità figurativa, tanto da saper disegnare in gioventù un ritratto dopo la visione di una fotografia, ha ricordato di avere del resto subito riconosciuto in questura la Yolanda Ricci quando le fu mostrata. Quanto alla specifica condotta delle due persone incontrate, nel corso dei suoi diversi esami, sia nel corso delle indagini fra coincidente probatorio che in dibattimento, l'alzai ha precisato che nel momento in cui le vide, una delle due persone le stava di fronte, a circa 2,5 metri di distanza, e questa era quella che poi, per averla vista in televisione, ella aveva riconosciuto come Scattone, che l'altra stava sulla destra, 1 metro poco più da lei, di spalle, ed era quella poi riconosciuta per Ferraro, che la prima, il presunto Scattone, era rimasta di fronte, mentre il supposto Ferraro si era girato e l'aveva guardata, che dopo aver scambiato con esso alzai una lunga occhiata, Ferraro aveva rivolto qualche parola all'altro e si era messo a correre verso l'atrio che va a Scienze Politiche, che anche l'altro, Scattone per intenderci, l'aveva guardata e si era messo a correre assieme al compagno, che due apparivano concitati, soprattutto quello di fronte, il presunto Scattone, che gesticolava con le mani, e non avevano risposto alla sua domanda su cosa fosse successo, che entrambi erano usciti di corsa dalla medesima porta che va verso Scienze Politiche, dopo essersi girati qualche altra volta a guardarla, che lei li aveva seguiti, convinta che la conducessero al luogo verso cui aveva visto correre gente, che invece non trovò niente e tornò indietro al centro di calcolo, salvo poi uscire di nuovo, come già detto. Che quello da lei identificato per Ferraro aveva con sé una borsa o una valigetta, che non aveva menzionato questo particolare il 9 luglio perché ci aveva tenuto a riferire l'essenziale. Infine, l'alzai ha provveduto alla descrizione degli abiti indossati dal due emergente ed anche della borsa. Ha proseguito la testa rivelando di avere nuovamente incontrato Scattone il 13 giugno all'università nel pianerottolo del secondo piano. Si guardarono vicendevolmente a lungo. Lei lo riconobbe immediatamente come una delle due persone incontrate nelle note circostanze il 9 maggio e ne riportò una forte emozione, riandando con la mente quel giorno. Proprio a suo dire, per questa emozione riportata, l'alzai ne parlò subito a Silvano Salvatore, del centro di calcolo, raccontandogli entrambi gli episodi del 9 maggio e di quella mattina. Questi le suggerì di parlarne con la polizia, ma lei replicò che ci voleva pensare. Poi l'ictus che colpì il padre proprio il 14 giugno fece passare tutto in seconda linea. Ma quel giorno era così spaventata che si fece venire a prendere dal marito Antonio Moretti. Migliorate le condizioni del padre, parlò di tutta la questione con un giornalista, Carlo Bonini, che le prese un appuntamento col magistrato. Tanto il Moretti che il Salvatore hanno confermato per quanto di ragione il racconto dell'alzai. Ha infine riferito all'alzai di minacce ricevute al proprio domicilio in seguito alla sua testimonianza. La sera del 20 agosto squillò il telefono, rispose il marito e qualcuno fece il nome della loro secondogenita dicendo che era una bella ragazza e poi chiedendo quanto l'avessero pagata per fare la testimonianza e che stesse attenta a quello che diceva. Fu in conseguenza di ciò che si provvedette ad assumere l'alzai con incidente probatorio. A questo punto gli imputati Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro hanno opposto alle accuse mosse contro di loro un fermo e costante atteggiamento di assoluta negazione di qualsiasi loro responsabilità. Non solo non è accaduto niente di quanto riferito al loro carico da Gabriele Alletto a Francesco Liparote e da Giuliano Alzai, ma essi non si trovavano al momento del ferimento di Marta Russo nell'aula 6 dell'aula di istituto di filosofia del diritto, anzi neppure all'università, o quasi. Hanno dunque entrambi dedotto un alibi. Giovanni Scattone, all'istituto. Giovanni Scattone in proposito ha dichiarato che la mattina del 9 maggio uscì di casa dopo le 10, scese dalla metropolitana a Piazza Bologna e si recò a piedi in via Nomentana a Villa Mirafiori, sede della facoltà di filosofia, dove giunse, per quanto si può ricostruire, fra le 10.45 e le 11.20. Si è che si recò al terzo piano per trovare il professor Eugenio Lecaldano nel suo studio. Che dopo una breve attesa seduto in corridoio, il professore uscì, lo vide e si fermò per pochi minuti a parlare con lui. Che Lecaldano gli consegnò uno stampato riguardante un seminario, Universalismo in etica, che si sarebbe dovuto tenere a Villa Fiori il 16 giugno. Che in tale frangente Lecaldano rientrò nella stanza per prendere il programma del seminario e dalla porta aperta esso Scattone vide che nello studio c'erano due persone da lui conosciute, il dottor Simone Pollo e la dottoressa Laura Canavacci. Che la data del seminario era stata spostata da quella originaria, dal 6 giugno al 16 giugno.
che lui aveva avuto uno stampato con la data vecchia e che egli stesso aveva provveduto a correggere di suo pugno, come si vede nel reperto in atti, che andò via verso le 11.30 recandosi con l'autobus 310 alla città universitaria. In proposito è risultato che effettivamente si svolse a Villa Mirafiori un colloquio di pochi minuti tra il professor Le Caldano e lo Scattone, nel corso del quale il Le Caldano diede a Scattone il programma del seminario. Il professore non è in grado di riferire con certezza se questo incontro sia avvenuto proprio il 9 maggio o in altra data. Che la sera dell'8 maggio l'assistente di Le Caldano e Virginio Mazzocchi aveva lasciato al professore i nuovi stampati del programma con la data corretta. Che il professore non ricorda se diede allo Scattone lo stampato vecchio o quello corretto. Che effettivamente il 9 maggio il dottor Pollo e la dottoressa Canavacci incontrarono il professor Le Caldano per circa un quarto d'ora nel suo studio poco dopo le 10.30, che il dottor Pollo e la dottoressa Canavacci non ricordano di aver visto in tale occasione lo Scattone che entrambi conoscono, che non ricordano il fatto che il professore avesse lasciato lo studio per uscire per qualche minuto. In seguito a queste risultanze, entrambe le sentenze di merito hanno giudicato non provata la presenza dello Scattone a Villa Mirafiori la mattina del 9 maggio, sia per la mancanza di conferma al suo racconto, sia perché il Li Parotta aveva dichiarato di aver visto lo Scattone in istituto verso le 9:30. In circostanze attinenti alla presenza dei borsisti Benedetti Faedi e Benedetta Faedi e Stefano Laporta, e sotto questo profilo confermate. Proseguendo nella ricostruzione della mattinata, Scattone ha dichiarato che si era recato da Villa Mirafiori alla Sapienza con l'autobus 310, giungendovi dopo le 11.30, certamente prima di mezzogiorno, e recandosi nella facoltà di lettere, che era certo dell'orario perché doveva ritirare nella segreteria di lettere un certificato. La segreteria chiude al pubblico a mezzogiorno ed egli preferiva arrivare a ridosso di quell'ora perché si sfoltiscono le file. Che, avendo tempo prima di mezzogiorno, andò dapprima sempre a lettere a verificare la data degli esami, che, almeno a quanto gli sembra di ricordare, nella bacheca era strappato il foglio di prenotazioni, che ritirò in segreteria, a vista e non con prenotazione, il certificato numero 97, eccetera, che è in atti, che successivamente si recò all'Istituto di Filosofia del Diritto. In proposito è risultato che non è stato possibile dimostrare che nella bacheca di lettera mattina del 9 maggio il foglio di prenotazioni fosse strappato. Che dal certificato prodotto dallo Scattone non è possibile risalire all'ora in cui fu emesso o consegnato. Che nessuno dei 6 studenti esaminati fra quelli che ritirarono nella stessa mattinata un analogo certificato con numero progressivo prossimo a quello dello Scattone lo ha riconosciuto come presente nella fila o in segreteria. Che Scattone non ha menzionato alcuni pur degni di nota, come la presenza fra le persone in attesa del certificato di un invalido e il malore da cui fu colpita una ragazza. Che il personale di segreteria non ricorda di aver visto quel giorno Scattone né di conoscerlo. Che può accadere che un certificato venga consegnato anche non a vista o non di persona o in un altro giorno, se si tratta di richiedenti in qualche modo noti o dell'ambiente. Anche per questa parte della mattinata le corti di merito hanno ritenuto non provata la presenza di Scattone a lettere, dunque il suo alibi. Proseguendo ancora, Giovanni Scattone ha affermato che, ritirato il certificato, si recò all'Istituto di Filosofia del Diritto, dove incontrò il borsista Stefano Laporta trattenendosi in conversazione, che fece una telefonata dalla sala cataloghi parlando, dopo molti tentativi infruttuosi perché il numero era occupato, con Salvatore Ferraro a casa sua, che non ricorda di aver incontrato nello stesso turno di tempo Pierpaolo Fiorini, che se ne andò dall'istituto qualche minuto dopo le 13 senza aver saputo nulla del ferimento di Marta Russo, che era diretto verso l'uscita principale ma vide un assembramento di persone e pensando a scontri fra studenti cambiò strada uscendo su Viale della Regina, che apprese del ferimento di una ragazza all'università per mezzo di una telefonata di Marianne Marcucci nel primo pomeriggio, la quale lo aveva appreso dal telegiornale. Egli accese la televisione ma non essendovi notiziari in quel momento, lesse un breve flash sul televideo. In relazione alle presenti circostanze, è risultato che il Laporta ha riferito di aver incontrato Scattone a Filosofia del Diritto fra le 12.15 e le 12.30, che gli sembrava venire dall'ingresso principale, che lo vide fare una telefonata dalla sala cataloghi, che era tranquillo, tanto che parlarono di logica giuridica e che Scattone gli scrisse su un bigliettino che in atti una sorta di rompicapo. Che dai tabulati Telecom è risultata una telefonata non risposta dello Scattone al Ferraro alle 12.44,
mentre effettivamente una conversazione si svolse dalle 12.56 alle 12.59. Che Paolo Fiorini riferì anche di Battimento di aver parlato da casa con la Lipari, che era in istituto verso le 11.40. Che egli giunse in istituto verso le 12.10-12.15 incontrando subito nel corridoio Scattone. Che le segretarie gli dissero che la Lipari era appena andata via. Che poi ebbe un colloquio di qualche minuto col professor Romano, inframmezzato da alcune telefonate, che durante questo colloquio egli si accorse di un trambusto e dalla finestra vide un'ambulanza ferma. Che il professor Romano fece due telefonate alle 12.18 e alle 12.19, mentre non si conoscono i dati delle telefonate in entrata allo studio del Romano. Che la Lipari andò via dall'istituto qualche minuto prima di mezzogiorno, che le prime notizie pubbliche sul ferimento di Marta Russo furono date alle 13.39 da Televideo e brevissimamente nel corso del telegiornale delle 13.30. Anche per quest'ultima parte della mattinata, lo Scattone non ha, secondo le sentenze di merito, un alibi per loro del delitto accaduto alle 11.42, e ciò per le dichiarazioni dei Fiorini, di averlo incontrato nel corridoio di filosofia del diritto in un erario che doveva essere anticipato rispetto ai ricordi del test che aveva parlato di mezzogiorno e 10, dato il recentissimo allontanamento della Lipari dall'istituto e la presenza invece, prima dell'incontro tra Fiorini e Scattone, dell'ambulanza ferma, fatti entrambi da collocarsi con molta precisione attorno alle ore 12. Quanto a Salvatore Ferraro, il suo alibi consiste in sostanza nell'essersi trattenuto in casa tutta la mattina del 9 maggio in una condizione di assoluta routine e normalità. In proposito ha riferito, inizialmente esaminato come persona informata dei fatti, che era rimasto tutta la mattina in casa dove c'era anche la sorella Teresa, che aveva ricevuto come al solito molte telefonate dalla sua amica Mariana Marcucci, che aveva ricevuto verso 12.15 e 12.30 una telefonata da Scattone che si trovava all'istituto in sala cataloghi e che gli parlò del compleanno di Serena Marcucci, sorella di Marianna, che aveva preso il ferimento di una ragazza all'università dopo le 13 dal telegiornale, che verso le 16.30 si era recato per curiosità all'università senza trovare nessuno e senza neppure poter individuare il luogo del ferimento. Successivamente, nel primo interrogatorio da indagato, ha puntualizzato che confermava di non essersi assolutamente recato in istituto la mattina del 9 maggio, nella quale era rimasto a casa con la sorella Teresa, che, ricordando meglio in proposito, non aveva in realtà ricevuto molte telefonate dalla Marcucci, perché questa era andata a trovarlo a casa, che la Marcucci era giunta verso le 10.30-11, trattenendosi circa un'ora o un'ora e mezza. In dibattimento, ancora precisato che nel corso della mattinata del 9 maggio, essendosi trattenuto a casa, aveva ricevuto alcune telefonate di Mariana Marcucci, di Domenico Albanese e di Domenico Condemi, oltre a quella già citata di Scattone dalla sala cataloghi, collocata dal Ferraro verso le 12.15-12.30 e svoltasi in realtà in base ai tabulati dalle 12.56 alle 12.59. Che verso le 11.30 la sorella Teresa era uscita per andare a fare ginnastica, che verso le 11.45 egli ricevette la visita della Mariana Marcucci, che questa andò via verso le 12.00-12.30, che egli l'accompagnò in strada e furono visti e salutati dalla sorella Teresa che tornava dalla palestra, che è tornato a casa e ricevette la telefonata di Scattone, che non molto tempo dopo prese la notizia del ferimento di Marta Marusso dalla televisione. Che se nelle sue dichiarazioni c'erano stati errori, dimenticanze e piccole discrasie, ciò era dipeso proprio dall'assoluta normalità della mattina del 9 maggio, nella quale non aveva fatto e non era successo assolutamente nulla di notevole. In definitiva, l'alibi del Ferraro, prospettato con successive modifiche che i giudici di merito hanno interpretato come degli aggiustamenti più o meno astuti e che la difesa intende invece come comprensibilissime per chi non abbia nulla da nascondere e non si sia preparato, questo alibi si fonda sulle telefonate ricevute e sulle dichiarazioni di Teresa Ferraro e di Mariana Marcucci. All'accertamento è risultato che la Marcucci chiamò al telefono il Ferraro alle 8.33, alle 10.55, alle 13.05 e alle 14.07. Che nessuna telefonata giunse a casa Ferraro tra le 11.17.06, fine della telefonata di Albanese, e le 12.56.33, inizio della telefonata di Scattone. Che la telefonata della Marcucci delle 10.55 fu effettuata da una cabina nel perimetro dell'università, che la Marcucci effettuò un'altra chiamata
telefonata da un apparecchio telefonico pubblico situato in un bar sotto casa del Ferraro alle 11.37, che questa telefonata però è risultata diretta a casa della stessa Marcucci e non a casa del Ferraro, come la Marcucci aveva riferito, che Domenico Albanese ha confermato di aver effettuato la telefonata a casa Ferraro delle 11.06, durata più di 10 minuti fino alle 11.17, senza poter ricordare se avesse parlato con Salvatore, con Teresa o con entrambi. In tale situazione Mariana Marcucci fu indagata e poi imputata per favoreggiamento, per avere confermato l'iniziale tesi di Ferraro, consistente nell'avere da lei ricevuto molte telefonate la mattina del 9 maggio, tesi smentita dai telefonati Telecom. Dopo aver reso dichiarazione nel corso delle indagini, anche in sede interrogatoria come indagata, nel dibattimento la Marcucci si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Teresa Ferraro ha confermato la versione del fratello, dichiarando che egli rimase in casa la mattina del 9 maggio, che andò in palestra uscendo verso le 11.30, che pervenne la telefonata di Domenico Albanese mentre si stava cambiando per andare a ginnastica e che Salvatore, che aveva risposto, glielo fece salutare, che quando ella andò in palestra rimase in casa il solo Salvatore, che fu di ritorno dalla palestra dopo circa tre quarti d'ora e vide il fratello e la Mariana Marcucci sotto casa, in via Pavia, vicino all'edicola, verso le 12.20-12.30, che li salutò, aggiungendo che incontrò la Marcucci con imbarazzo perché già aveva deciso di non andare quella sera alla festa della sorella Serena, che Salvatore Ferraro risalì a casa pochi minuti dopo di lei. A specifiche domande ha risposto di non avere sentito il telefono squillare a vuoto dopo il suo ritorno dalla palestra e di non aver parlato con Scattone quando questi chiamò alle 12.56. La Corte d'Assise d'Appello ha ritenuto che Teresa Ferraro e Mariana Marcucci non coprano l'alibi prospettato dall'imputato, anche a causa della mendacità delle loro dichiarazioni, definite non credibili, non solo perché non corrispondono i tempi riferiti dall'una e dall'altra, ma per la ritenuta non veridicità di fondo di quanto da esse affermate. E così pure la Corte di primo grado aveva valutato come non veritiere le dichiarazioni della Teresa Ferraro, disponendo anzi la trasmissione degli atti al PM. Ciò in stretta relazione con le dichiarazioni della Marcucci, la quale, osservano i primi giudici, soltanto nella sua quinta deposizione, dopo l'arresto del Ferraro, si era ricordata di poter essere stata forse a casa di lui il 9 maggio, ma non ha riferito mai né di aver visto tornare dalla palestra Teresa Ferraro, che pure a dire di questa l'avrebbe salutata, né di essere stata accompagnata in strada dall'imputato. In definitiva, secondo le sentenze di merito, l'alibi di Ferraro, che si fondava sulla telefonata, sulla Marcucci e sulla sorella Teresa, non è sostenuta da nessuno dei punti di riferimento citati. Per completezza va fatta menzione di altre due telefonate che indirettamente incidono sull'alibi di Ferraro. La prima è quella di Alessandra Vozzo. Disse la Marcucci nelle sue ultime versioni di non essere sicura di essere stata a casa del Ferraro la mattina del 9 maggio, ma che la cosa si poteva controllare perché mentre era lì era giunta una telefonata della Vozzo. La circostanza è smentita per tabulas. La telefonata giunse alle 13.07, quando la Marcucci era a casa sua, tanto che aveva a sua volta telefonato alle 13.05. Il convincimento della stessa Vozzo di avere telefonato più presto è rimasto privo di una qualsiasi convalida. La seconda è quella di Domenico Condemi. Il giorno dopo l'omicidio, commentando l'accaduto con Liparotta e con la studentessa Ilaria Pepe, Ferraro disse che lui, il 9 maggio, il giorno precedente, era stato tutta la mattina in casa e che attorno alle 12 era arrivata una strana telefonata da giù, cioè dalla Calabria, da parte di una persona che in definitiva non si era capito che cosa volesse. Il Ferraro, nel raccontare questo episodio, alle parole della Pepe aveva scherzosamente commentato forse si voleva creare un alibi. Il Ferraro ha chiarito in udienza che si trattava della chiamata di Domenico Condemi, ed è stato in ciò parzialmente smentito, nel senso che effettivamente costui fece il 9 maggio una ed una sola telefonata a casa Ferraro, ma non la fece in mattinata, bensì nel pomeriggio, alle 15.44. A detta del Ferraro, il Condemi avrebbe solo chiesto, dottore, lei sarà in facoltà nei prossimi giorni? E dalla sua risposta affermativa e dalla richiesta di cosa volesse, avrebbe mormorato niente niente, riattaccando subito.
stabilito che la telefonata del Condemi non giova all'alibi del Ferraro perché fu fatta nel pomeriggio, si riferisce sempre per completezza che si è voluto vedere nell'episodio, leggendolo in chiave accusatoria, una sorta di obliquo segnale mandato dal calabrese Ferraro al calabrese Liparotta, nel senso che, in sostanza, Liparotta doveva stare attento a quello che diceva perché esso, Ferraro, aveva già pronto un alibi, sostenuto dal temibile Condemi, un calabrese a sua volta, che era stato latitante per tentato omicidio con amici o parenti esponenti della criminalità della Locride. L'illazione testé accennata contenuta nella sentenza di primo grado è stata del tutto abbandonata da quella di appello che non ne fa menzione, ma essa si inserisce nel quadro del tentativo che soprattutto il Ferraro fece, secondo entrambe le sentenze di merito, di procurarsi un alibi per la mattina del 9 maggio. Ricerca dell'alibi a sua volta inserita nel clima di omertà, creatasi all'interno dell'Istituto di Filosofia del Diritto e contro gli inquirenti, di cui parla anche la Cassazione. Questo clima avrebbe, secondo l'accusa, sostenuto sia l'atteggiamento negativo di molte persone informate dei fatti, e in primo grado erano ben 5 gli imputati di favoreggiamento, senza contare Liparotta e lo stesso Ferraro, sia appunto l'attività del Ferraro e dello Scattone, ma soprattutto del primo, volta a cercare testimonianze compiacenti proprio sull'alibi. In definitiva, il professor Romano, il solo di costoro contro il quale l'accusa avesse proposto impugnazione. Così pure l'accusa ha fatto acquiescenza rispetto al titolo di reato attribuito con le sentenze di merito al Ferraro e al Liparotta, che originariamente accusati di omicidio in concorso devono ora rispondere di favoreggiamento personale. Nel dibattimento che si è svolto in grado di appello si sono acquisiti ulteriori elementi di fatto che dovranno tuttora essere considerati da questa Corte, e cioè la riaffermazione da parte dell'alletto del particolare secondo il quale, mentre lei stava per entrare, uscì dall'aula 6 un uomo alto, vestito di nero, a lei sconosciuto, mai identificato né indicato da altri. L'esposizione da parte di Niccolò D'Angelo, Carmine Belfiore e Giuseppe Senese, dei loro contatti con Liparotta in occasione del suo arresto, da cui è risultato che gli furono fatti i nomi di Ferraro e Scattone riferiti dall'alletto, ma non una minuta descrizione delle posizioni e dei movimenti di ciascuno, ed infine le nuove perizie balistica, chimica, esplosivistica, nanometrica, nanotecnologica. I risultati complessivi dei nuovi accertamenti tecnici, che hanno tenuto conto ovviamente degli elaborati dei pareri precedenti, possono così riassumersi. La carica di innesco della cartuccia che uccise Marta Russo sicuramente conteneva fosforo. Questo è un dato nuovo, che tuttavia conferma l'ipotesi che si trattasse di una cartuccia di vecchio tipo marca Eley, unica casa conosciuta che adopera il fosforo nell'innesco. La particella binaria antimonio-bario repertata sul davanzale della finestra della 6 certamente non proviene dall'innesco della cartuccia che uccise Marta Russo. È stato trovato antimonio in diverse associazioni con altre sostanze, sulla cute del cranio della vittima, sui capelli e nella zona caudale del proiettile repertato. Queste particelle costituiscono tutte dei sicuri residui di sparo lasciati dal proiettile, la cui composizione contiene antimonio quale indurente. La particella binaria bario-antimonio repertata sul davanzale della finestra costituisce un probabile residuo di sparo se si considera l'antimonio come proveniente dal proiettile. Vi sarebbe pertanto una traccia, una scia di antimonio che partendo dal citato davanzale raggiunge i capelli dell'uccisa, la sua cute sul cranio e la zona caudale del proiettile recuperato. È confermato che all'interno della borsa di pelle di Ferraro fu repertata una particella binaria di antimonio e bario, per la quale vale il discorso già fatto per la particella rinvenuta sul davanzale. Nella zona caudale del proiettile sono state individuate, tra le altre, 6 particelle quaternarie, composte da fosforo, piombo, calcio e bario. Sempre all'interno della medesima borsa di Ferraro è stata riportata una particella composta da fosforo, piombo, calcio e bario di composizione simile all'innesco Eley.
Secondo le conclusioni del perito nanometrico, la particella rinvenuta nella borsa ha composizione chimica qualitativa uguale a quella dei sei residui di spara del proiettile. Il suo spettro, derivante dalle micromappature di luminescenza, è sovrapponibile a quello delle sei particelle. I rapporti quantitativi fra i diversi componenti della particella rinvenuta nella borsa si collocano nell'ambito della deviazione media riscontrabile fra i diversi componenti nelle sei particelle. In ordine a quest'ultimo punto, il consulente di parte per Ferraro ha fatto osservare la limitatezza del quadro statistico riguardante appena sei particelle, che sono troppo poche per ricavare un dato medio attendibile. Inoltre, un risultato del tutto paritario e comunque neutro sul piano probatorio è stato ottenuto dalla nuova perizia balistica tesa a ricostruire a ritroso il reale percorso del proiettile e dunque a determinare il punto da cui fu sparato, prendendo in considerazione la gamma di angolature ricavabile dalle caratteristiche tutte della ferita prodotta e dalle diverse probabili posture del capo della vittima. Un lavoro che ha portato a riconoscere come compatibili 15 oppure 19, a seconda della tolleranza di errore prescelta, traiettorie che intersecano tanto la finestra del bagno quanto quella dell'alo 6, 6 oppure 8 traiettorie che invece intersecano solo il bagno e altrettante che intersecano solo l'alo 6. Inoltre, all'esterno della borsa turbo di scattone esiste una particella ternaria, antimonio piombo bario, che è sicuro residuo di sparo, ma essa è probabilmente effetto del cosiddetto inquinamento innocente o accidentale, come altre tracce, però binarie, trovate sugli indumenti suoi e di Ferraro, oltre che una addirittura ternaria e costituente sicuro residuo di sparo, trovata alla Sapienza nello studio di tale professor Costantino, verosimilmente derivante dalle pistole dei poliziotti. Tre fibre di vetro sono state riportate nel proiettile che uccise Marta Russo. Durante la perizia si rinvenne una fibra di vetro sul davanzale della finestra numero 6 e una presenza notevole di fibre di vetro nel bagno a piano terra. La Corte d'Assise d'Appello ha respinto, dato il tempo trascorso, una nuova perizia sui materiali eventualmente rinvenibili nella stanza 6 e nel bagno disabili. Altre particelle riportate sui davanzali di altre finestre su altri edifici sono da ritenersi proventi di inquinamento ambientale e non sono compatibili con le altre e non hanno interesse. Su queste basi, la Corte d'Assise di Roma, con la sentenza di primo grado, ha ritenuto il solo scattone colpevole di omicidio colposo, ritenendo che avesse sparato imprudentemente, non sapendo che l'arma fosse carica, con i connessi reati di detenzione e porto di armi comuni da sparo, e lo ha condannato alla pena di 7 anni di reclusione e 200.000 di multa. Condannato il Ferraro per favoreggiamento di confronto dello scattone alla pena di 4 anni, ha assolto il Liparota come favoreggiamento, qualificando come favoreggiamento personale i fatti attribuitigli perché non punibili per aver agito in uno stato di necessità, ha assolto a varie ipotesi di favoreggiamento gli altri imputati, ha assolto l'alletto per aver agito in uno stato di necessità ai sensi dell'articolo 54 e 384 del codice penale applicato ai pene accessori. Ha condannato Scattone e Ferraro a esercimento dei danni alla rifusione delle spese in favore dei parti civili da liquidarsi in separata sede con provvisionale di 200 milioni per i congiunti della vittima, che è a carico del solo Scattone. La Corte d'Assise d'Appello, appellanti gli imputati Scattone e Ferraro, nonché la pubblica accusa contro la soluzione degli imputati, ha confermato la soluzione del professor Romano. Ha ritenuto lo Scattone colpevole di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento, il Ferraro colpevole di favoreggiamento e dei connessi reati in materia di armi, il Liparotto di favoreggiamento personale, infliggendo a ciascuno le pene ritenute congrue con le connesse pene accessorie e statuizioni civili. Abbiamo già detto che in seguito alle impugnazioni che si sono susseguite alla decisione della Cassazione, considerato il giudicato interno che man mano si è formato, sono attualmente sub iudice le posizioni di Scattone, di Ferraro e di Liparotta. Scattone sulla responsabilità e sull'esatta qualificazione giuridica sotto il profilo dell'elemento intenzionale dell'omicidio attribuito. Ferraro e Liparotta entrambi sulla responsabilità in relazione al reato di favoreggiamento personale, il solo Ferraro anche in relazione ai reati di porto e detenzione di armi. Con i motivi di appello, del procuratore della Repubblica si insiste perché il fatto di avere cagionato la morte di Marta Russo, che la sentenza di appello attribuisce al solo Scattone e non anche al Ferraro, e di cui ormai deve rispondere soltanto lo Scattone,
venga qualificato come omicidio volontario con dolo eventuale, o quantomeno in subordine come omicidio colposo con l'aggravante della previsione dell'evento. Lo Scattone portò e comunque maneggiò nell'aula 6 una pistola carica silenziata. Sparò affacciandosi all'esterno. Certamente si avvide del viavai di persone che vi era nei viali dell'università. Sparò dall'alto verso il basso, accettò dunque il rischio di colpire qualcuno. Se avesse ignorato che l'arma fosse carica, l'avrebbe puntata all'interno della stanza. Il fatto indica gli estremi dell'omicidio con dolo eventuale. Quanto a Liparota, non sussistono, a parere dell'ufficio appellante, e nel suo caso, oltre al PM, ha appellato anche il PG, gli elementi costitutivi dello stato di necessità che gli è stato riconosciuti, atto a scagionare l'autore dal delitto di favoreggiamento personale. Secondo il suo stesso racconto, Ferraro gli avrebbe prospettato mai precisate ritorsioni, del tutto indeterminate, sia nell'an sia nel quando. Né il fatto che il padre del minacciante fosse direttore di banca poteva ingenerare nel minacciato un timore particolare. Essendo evidente altresì il concorso morale da parte sua, si chiede la sua condanna per favoreggiamento e per concorso nei reati detenzione e porta legale di pistola. Da questi ultimi, tuttavia, Liparota è stato assolto in appello senza ulteriore impugnazione, onde rimane, anche per esplicita limitazione del rinvio da parte della Cassazione, il solo reato di favoreggiamento personale. Anche il Ferraro, secondo il PM appellante, coperto dal giudicato interno alla derubricazione dell'omicidio nel reato di favoreggiamento, deve rispondere dei reati di detenzione e porto illegale di pistola originariamente contestati e sussistenti, non fosse altro che per aver portato via la pistola dopo il fatto nella sua borsa. Quanto ai motivi nell'interesse del Liparota, questi motivi non vi sono. Quanto a Liparota non vi sono ovviamente motivi d'appello nel suo interesse, essendo stato egli assolto in primo grado. Ma almeno 3 dei suoi 4 motivi di ricorso in Cassazione, contestando anche il merito della sua posizione, si riverberano nel giudizio attuale. Intanto si muove, come del resto fanno gli altri 2 imputati, un appunto di fondo alla sentenza di condanna, che è fondata su prove assolutamente inidonee, prove tecniche di generica che, per quanto riviste e tardivamente rettificate, comunque si avventurano nel campo delle probabilità e lasciano una totale incertezza circa il reale svolgimento dell'accaduto. Prove di specifica che consistono in una serie di dichiarazioni sempre diverse col procedere del tempo, che comunque nel loro complesso non raggiungono il livello della prova piena. In ogni caso, doveva essere applicata l'esimente di quell'articolo 384 per 2 motivi. Sotto il profilo dell'autofavoreggiamento mediato, cioè per essere stato costretto il Liparota a negare la propria presenza nell'aula 6 ed affermare dunque la propria ignoranza sulla condotta di Scattone e di Ferraro, dalla necessità di difendersi dall'accusa che gli veniva mossa di concorso in omicidio volontario. Sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla coimputata Gabriella Alletto. La situazione, infatti, a parte il merito specifico della loro presenza o meno nell'aula, era identica. Entrambi, secondo l'accusa, si trovavano in aula 6 ed entrambi lo negavano. Al termine del processo di primo grado erano stati entrambi assolti per lo stato di necessità. Se non che l'accusa ha impugnato, in maniera del tutto immotivata e ingiustificata, la sola assoluzione dell'Iparotta, lasciando passare in giudicato quella dell'Alletto, ritenendo valido per la donna, ma non per il Liparota, il peso della pressione ambientale, pressione che non si vede perché non dovesse opprimere anche il Liparota, per giunta direttamente minacciato dal Ferraro. In presenza della mancata impugnazione dell'accusa nei confronti dell'Alletto, ciò determinerebbe, secondo la difesa, non solo una ingiustizia oggettiva, ma una contraddittorietà dei giudicati, tale da comportare, per via dell'erroneo esercizio del potere di impugnazione da parte del PM, la inammissibilità originaria dell'appello contro il Liparota. Peraltro, la scriminante doveva comunque essere riconosciuta, anche perché è da ritenersi illogica la valutazione del pericolo costituito dalla minaccia di Ferraro. Minacce che sono più gravi proprio perché indeterminate e dunque non fronteggiabili, e quantomeno doveva essere dichiarata sussistente sotto il profilo putativo, secondo la previsione dell'articolo 59,4, in considerazione della personalità dell'Iparotta. Infine, ma questo non è un argomento odierno, si criticava sotto diversi profili l'entità della pena. Assai articolati e particolareggiati sono gli appelli, anche con motivi aggiunti, degli imputati Scattone e Ferraro.
da parte di Salvatore Ferraro si contesta in primo luogo l'impianto della sentenza impugnata, in quanto essa controviene ai più elementari canoni di valutazione della prova. Si prende il via da un errore di partenza, quello del consulente del PM che fino al 21 maggio aveva creduto di individuare sull'avanzare dell'Aula 6 un sicuro residuo di sparo, per costruire, attorno alle telefonate di Maria Chiara Lipari, tutta una storia a tappe, con pretesi inaffidabili, incredibili e impossibili riaffioramenti di memoria, espressi in dichiarazioni progressive che man mano si evolvono dal nulla fino alla compiuta rappresentazione di un fatto con ben 4 protagonisti. Il tutto sempre a posteriori, sulla base di mere impressioni e con una quantità di ricordi incontroversamente sbagliati, che però non hanno condotto il giudice a ritenere inaffidabile l'intero racconto. E per esempio per l'appellante certamente sbagliato il ricordo di essere uscito dall'Aula 6 tra una telefonata all'altra per recarsi nella 4. Un errore però non casuale, ma guidato dalla necessità, in un primo tempo supposta, di dover coprire un intervallo di 4 minuti tra una e l'altra telefonata. È diversa la posizione da lei volta per volta attribuita alle persone presenti. È impossibile che abudite il pretenso tonfo del pretenso sparo, di cui si ricorda soltanto in agosto. Nel quadro di una totale inaffidabilità delle dichiarazioni dell'Lipari, si punta tutto su Gabriella Alletto per risolvere il caso. Inutile per l'appellante ripetere le fasi del suo voltafaccia, operata quando da persona informata dei fatti è diventata indagata, le sue dichiarazioni sono perfettamente opposte fra loro e si è preferita la seconda faccia, quella accusatoria, senza fare uso di corretti canoni valutativi. In particolare, la spiegazione che essa ha fornito, secondo cui da prima avrebbe mentito per non essere coinvolta e magari offesa e denigrata ed infine emarginata sul lavoro, non è sufficiente a conferire affidabilità ed anzi certezza di verità ad un cambiamento così drastico. Ne sono adeguate le altre spiegazioni introdotte dai giudici, quali il basso livello culturale o lo scarso senso civico. In realtà, l'assoluta mancanza di reazione a caldo della Alletto, perfino dopo aver saputo che era stata ferita a morte una ragazza, dimostra che essa non si sentiva per niente coinvolta, per la precisa ragione che non sapeva nulla del fatto. E del resto, moltissimi testimoni e coimputati hanno dichiarato che ella diceva a tutti di non essere stata in Aula 6, anche dopo che aveva capito che non le conveniva dire che non c'era. Né si comprende per l'appellante Ferraro perché l'Alletto sarebbe andata in Aula 6, non certo, come dice, per cercare la Lipari, posto che poi non si è saputo più niente delle fotocopie o delle altre carte che l'avrebbe dovuto dare. È evidente che le pressioni degli inquirenti, in particolare le insistenze del suo cognato poliziotto Gino De Mauro, che le confermò il perito di finire in carcere imputata di omicidio, hanno prodotto una breccia nel suo animo e nella sua mente, inducendola ad accedere alle loro richieste. Dalla sua stessa condotta emerge che ella si vide a un certo punto costretta ad allinearsi alla dichiarazione della Lipari, a cui gli inquirenti mostravano di prestare fede senza scampo. Il Di Mauro le diede anche un biglietto con disegnato una pianta della stanza, cosa del tutto inutile, se non nell'ipotesi che vi fossero anche scritti i nomi dei presunti protagonisti, nomi che l'Alletto puntualmente fece. Ancora meno affidabile, sempre stando ai motivi d'appello nell'interesse di Ferraro, le dichiarazioni di Francesco Liparotta, il quale è anche lui bifronte. Prima afferma di non essersi trovato affatto in Aula 6, di non aver affatto visto Ferraro, di non ricordare né sapere niente di niente, e poi accusa. La debolezza psicologica ed emotiva del personaggio, il modo con cui è nata la sua collaborazione subito dopo l'arresto, l'assoluto appiattimento delle sue dichiarazioni sul testo dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, da cui poté trarre le poche informazioni che poi fece diventare sua scienza, l'immediata ritrattazione, i contrasti tra l'una e l'altra delle sue versioni e con quelle di Gabriella Alletto ne escludono qualsiasi credibilità. La sua affermazione di essersi confidato con sua madre, Rosangela Villella, è chiaramente inattendibile perché è venuta in seguito a tutta una serie di sollecitazioni al riguardo. E quella della mamma, a loro volta, salva la loro inutilizzabilità dal punto di vista della legge processuale sulla quale si insiste, non meritano alcuna attendibilità, sia per l'evidente necessità di non smentire il figlio, sia per cui fu esaminata dopo che non era stato impedito ai difensori dell'Iparotta di parlare con lei. Giuliano Alzai è a sua volta una testa sconcertante, presentatasi tardivamente e comunque inattendibile perché caduta in errori e contraddizioni sugli abiti, sulle corporature delle persone
che avrebbe riconosciuto. E poi, sempre l'interesse dell'appellante Ferraro, si sostiene ancora che egli ha un validissimo alibi per la mattina del 9 maggio, confermato dalla sorella Teresa, da Mariano Marcucci, e perfino da una telefonata intercettata il giorno del suo arresto, perché risulta che anche la madre sapeva che egli si trovava a casa quella mattina e che fu visto per strada assieme alla Marcucci dalla sorella Teresa. A tale quadro probatorio, del tutto inconsistente in punto di prova specifica, si aggiungono, secondo l'appellante, i mille dubbi e la nessuna certezza che provengono dagli accertamenti tecnici immediati e dalle perizie. Concludendo dunque, per la piena assoluzione del Ferraro si prospetta in subordine la tesi anche per lui dell'autofavoreggiamento, ovviamente non punibile. Ed infine si contesta l'entità della pena inflitta e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Per quanto riguarda l'appello di Giovanni Scattone, anche la sua difesa muove critiche di fondo alla sentenza di primo grado, fondata su elementi di prova indiziaria incerti, frammentari e inattendibili. Il tutto assolutamente privo di riscontri, posto che Lipari, Alletto, Liparota ed Alzai non si riscontrano, ma sono fonti contaminate che si sono progressivamente, artificiosamente allineate le une sulle altre. Oltre che Alletto e Liparota, costretti a difendersi dall'ingiusta prospettazione di un'ingiusta incriminazione per omicidio, cosa che per Liparota è pure avvenuta. Viene compiuto, nei motivi originari ed aggiunti, un esame analitico approfondito delle dichiarazioni di Maria Chiara Lipari e della sua personalità, giungendo ad un giudizio di sua totale inaffidabilità. È chiaro che la Lipari, nell'immediatezza, non si accorge di niente. Poi è dispiaciuta e colpitissima per la morte di una diciannovenne. 12 giorni dopo le dicono che era unica testimone e subisce un fortissimo stress, sentendo su di sé il compito di fare giustizia nella convinzione derivante dalla sua esperienza psicanalitica di poter recuperare i ricordi. Le si mescolano, secondo l'appellante che si avvale di un parere pro veritate, un complesso di colpa, un complesso di superiorità, l'intervento del superio, concrete pressioni degli investigatori, un montante disprezzo verso l'ambiente dell'Istituto di Filosofia del Diritto, secondo lei interessato soltanto a salvare l'immagine e non sufficientemente compreso della necessità di dare giustizia alla povera ragazza e ai suoi genitori, e tutto questo la conduce ad un crescendo di rivelazioni fondate su pretesi ricordi, in realtà falsati dal fatto di avere ella perso qualsiasi carattere di indifferenza e di terzietà che costituiscono la caratteristica del testimone. Del resto, le sue dichiarazioni sono comunque intessute di errori. Ricorda di aver visto Auriemma e Simari, che invece quella mattina non erano in istituto. Colloca Mancini, che nemmeno lui c'era, addirittura dentro l'aula 6, e ne riconosce perfino la voce. Ricorda di essere uscita dall'aula 6 da una telefonata all'altra, e certamente non è vero. Senza contare che soltanto ben 78 giorni dopo il fatto ricorda di aver sentito il tonfo e pensa di poter affermare, seppure non con certezza, la presenza di Scattone ormai arrestato, dopo aver più volte dichiarato di non sapere chi fosse la quarta persona. Incostanza, disomogeneità, inverosimiglianza, attestarsi su semplici sensazioni costituiscono per l'appellante dei limiti invalicabili per le dichiarazioni della Lipari, che non possono costituire elemento di prova. Gabriella Alletto, dal canto suo, si vide costretta ad assecondare i non certo misteriosi desideri degli inquirenti. Subì fortissime pressioni, minacce di arresto addirittura per omicidio, le furono prospettati 24 anni di reclusione e alla fine cedette, con evidenti contaminazioni ed evidenti allineamenti alle dichiarazioni della Lipari, di cui conosceva il contenuto. Ella aveva dichiarato inizialmente di essere stata nel periodo a cavallo del ferimento tra le 11 e le 12 circa del 9 maggio, in aula 4, tentando di spedire il fax al professor Biser, e non è vero, a parere dell'appellante, che la testa cristiana Iannetti la smentisca, avendo trovato la porta chiusa a chiave verso le 11.30. In realtà era Iannetti ad essere smentita da Stefano Laporta. Del resto, le frasi ricavabili dal suo colloquio video registrato col cognato Gino Di Mauro, di cui si richiede l'acquisizione, sono quanto mai esplicite. Giuro sulla testa dei miei figli. Mi converrebbe, ma non c'ero. Bisognerebbe sapere chi è il terzo. Frasi che ben si accordano con l'atteggiamento distaccato della donna nell'immediatezza del fatto proprio di chi non è coinvolto.
Di fronte a tale atteggiamento, l'alletto, osserva l'appellante, non ha spiegato il suo rovesciamento di posizione, fornendo, riguardo alla risoluzione di collaborare, delle motivazioni del tutto inadeguate che ne confermano la inattendibilità. Di alcun rilievo può essere dato al fatto che la fece il nome di Scattone, che la Lipari non aveva fatto, dato che l'indicazione di Scattone, come sospettato, era già uscita addirittura sui giornali. Non tanto diversa, nei motivi d'appello e nell'interesse di Scattone, la posizione di Francesco Liparotta. Pressioni, domande suggestive, blandizie, minacce di arresto e poi l'arresto effettivo, accompagnato dall'informazione che l'alletto se n'era tornata tranquillamente a casa, ne hanno minato la già fragile personalità, ai limiti del patologico sul piano volitivo, se non su quello intellettivo, inducendolo a dire ciò che gli inquirenti si aspettavano pur di evitare il carcere. Malgrado ciò, sono evidenti, secondo l'appellante, le fratture tra dichiarazioni sue e quelle di Gabriella Alletto, nelle parti che non sono ricavabili dall'ordinanza di custodia in carcere che Liparotta si era studiato. Per esempio, non sa descrivere la pistola e si sbaglia nell'indicare chi avrebbe portato via la borsa. Giuliano Olzai è, per l'appellante Scattone, una mitomane, una testimone tardiva e provvidenziale che rimette in sesto l'accusa dopo la ritrattazione di Liparotta, che si presenta con insolita modalità, un giornalista che la porta dal magistrato perché lei dice di voler evitare la polizia, che invece ha avuto con la polizia rapporti fiduciari, due suoi fratelli erano coinvolti nel sequestro di persona di Elo Berardinelli ed ella fece un appello in suo favore. La sua testimonianza comunque non è lineare, ci sono nelle sue varie versioni modifiche e aggiustamenti sugli abiti dei due uomini da lei assolutamente incontrati e sulla borsa a suo dire tenuta da uno dei due. E inoltre risulta che il 12 giugno, quando ella avrebbe visto Scattone per la seconda volta, questi certamente indossava calzoni color crema e non scuri come da lei descritto. Quanto all'alibi prospettato dall'appellato, esso è perfettamente dimostrato. Il professor Le Caldano, il 9 maggio, era a Villafiori e incontrò lo Scattone. L'incontro è certamente avvenuto e non può essere avvenuto in altro giorno, sia perché il professor Le Caldano ha detto allo Scattone il programma vecchio per il convegno sull'etica, sia in base ai dati ricavabili dalla stessa agenda del professore che era impegnato in altri giorni. Il certificato della segreteria della facoltà di lettere è del 9 maggio, è firmato dall'impiegata di Sportello e non è lecito accettare come prova la mera ipotesi che possa essere stato ritirato da altra persona o in altra data. Infine, il sopraggiungere lo Scattone in istituto con i relativi orari che sono successivi al ferimento di Marta Russo è dimostrato dalle testimonianze di Pierpaolo Fiorini e Stefano Laporta. È grave comunque in diritto il fatto che non sia stata dimostrata l'indipendenza fra loro delle dichiarazioni indizianti di Alletto, Liparotta e Olzai. Naturalmente, anche per l'imputato Scattone si avanzano critiche per quanto attiene alla prova generica, alle perizie tecniche, critiche che sono in parte superate dalle perizie espletate in appello, in parte superate dalla decisione della Cassazione e per il resto analoghe a quelle già trattate in precedenza. Si chiede dunque la piena assoluzione dell'imputato, in subordine alla riduzione della pena al minimo edittale, minimo metro per la continuazione, la revoca delle pene accessorie, i doppi benefici e la revoca della provvisionale in favore delle parti civili. Prego. Io non intendevo fare veramente un rilievo al relatore allocché. C'è problema. Perché se espressi, anzi, alla lettera, sì. Non posso non complimentarvi per la serietà di impegno profusa nello studio di un processo e per una relazione del tutto approfondita ed esaustiva. Se non è detto expressis verbis, e questo ha cagionato l'equivoco perché nel dispositivo la Cassazione avrebbe dovuto dirlo in accoglimento di tutti i ricorsi, perché i ricorsi è in accoglimento, lo si deduce proprio in maniera incontrovertibile da quanto detto nell'ultima pagina della sentenza della Suprema Corte, allorché afferma, decidendo con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza ora annullata, il giudice di rinvio sarà tenuto in particolare a riesaminare e valutare le prove secondo il suo personale apprezzamento, stabilendo anche sulla utilizzabilità ed efficacia probatoria delle dichiarazioni rese da Rosangela Villella, doglianza fatta dal procuratore generale nel ricorso per Cassazione, e sulla configurabilità, se del caso, del dote eventuale, altra doglianza fatta nel ricorso del procuratore generale. Dunque,
come richiesto dal procuratore generale presso la Corte d'Appello e dalla difesa di Liparota, quindi è in accoglimento di tutti e quattro i ricorsi che la Cassazione annulla. Naturalmente l'equivoco sorge, e questo appunto non fa fatto a debito al relatore, perché nel dispositivo la Suprema Corte ha omesso di dire l'annullamento in relazione all'accoglimento di quale ricorso. E non c'è nemmeno nella prima frase del motivo della decisione. Poi, sono accorti questi due. Sì, adesso, comunque, grazie. Siamo d'accordo su tutto. Come vi volete organizzare? Il procuratore generale è pronto a parlare? Sì, Presidente, adesso parlerà il sostituto Marini e io mi riservo per la replica finale. Sì. Ma vogliamo, Presidente, quanto pensa di dedicare adesso alla requisitoria? No.